No, veramente, se esce la BT Guy, la pito, ragazzi. Ve lo dico, eh. Ve lo dico, se dovesse uscire la BT Guy, la pito. Non mi interessa. Mai Cilecca. Quindi Sephiroth è uno che non fa Cilecca. E questo volevo dirlo da tre live e finalmente lo posso dire. Sephiroth non fa Cilecca. Cheat. Poi, difesa fisica 46, che comunque è una cifra abbastanza media. Destrezza di 4, anche se diciamo le altre statistiche possono sembrare possono sembrare anche molto riduttive in confronto, diciamo, tutte. Anche perché, ragazzi, ancora non abbiamo usato il pepe nero. Vabbè, ma d'altronde quello che vi stavo dicendo prima, ragazzi e ragazze, ovviamente, che siete all'ascolto, ho tante qualità. Ho tante qualità. Ma mi fermo lì. Mi metto lì. Io ve la butto lì. Poi sta a voi decidere. どうかしたか?È tutto a posto? Sì. Va bene. Ok. Ottima. Io ho paura che qua c'è questa specie di salita e mi colpisce. Veramente se mi colpisce ora è da pronto carabinieri, veramente. Dice, c'è un simbolo di una nota musicale. Oddio! Madonna, c'era il ceppo messo di nuovo qua. Corri, 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 non fare. Oddio. Ale. 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 Vai, ceppo. Minchia, cominciamo così? Cioè, senza. No, 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 no. No. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Ma non c'è una torcia, un accendino. Non lo so, mi do fuoco a una camicia. Prendi. Porco fanculo! Pezzo di merda! Bastardo! Sì, questo dovrebbe essere il palloncino del save. Vabbè, non che mi serva tantissimo, però dipende dove lo utilizzo, potrebbe essere utile. Un save buttato. Eccola! Eccola! A quanto? Ma mi è andata di lusso in 60 ticket. Proprio pulito. 69, anzi, per essere precisi. 69 ticket. 69 ticket, però, eh? Attenzione. Attenzione, 69 ticket. Coincidenze? Ma dovrebbe esserci un segno, ma forse è questo perché vedo tipo dei segni, dei tagli. Lo sapevo, pezzo di merda, bastardo. Perché c'erano i graffi? Una volta che impari i comandi nel global, poi giochi al Giappone. Per esempio, è successo, per me è successo così. Oh merda. C'è un ceppo che disegna.
Voglio le sue tette. Beh, anche io mi piacerebbe. Oh. Eccoci qua. Eccoci qua. Oggi finalmente ci si rilassa e si fa un qualcosa di molto più easy, di molto più tranquillo. Ovvero si continua il progetto di Perfect Run di Final Fantasy VII. Il mio Final Fantasy per eccellenza preferito, ovviamente, che però possiede tante piccole, diciamo, tante piccole cose, tante piccole chicche che possiamo ovviamente discutere in live e che sicuramente mi farei molto piacere condividere, soprattutto per chi non conosce o per chi non ha avuto la possibilità di conoscere effettivamente questo gioco, così come negli anni ovviamente l'ho conosciuto io. Ogni volta è sempre bello. E ritornare qui sul 7 proprio perché mi piace proprio giocare a Final Fantasy VII. L'avrò completato diverse volte, ovviamente anche non al 100%. L'ho completato, cioè non lo completo sempre al 100% perché ci sono diverse cose che comunque possono anche dare fastidio dopo un po', effettivamente. Però completarlo e giocarlo al meglio delle possibilità è sicuramente una cosa che mi fa veramente tanto piacere. Inoltre, oggi in particolare non so fino a dove riuscirò ad arrivare. Io spero di arrivare bene o male. Allora, io bene o male so dove voglio fermarmi per questa serie, in modo tale che poi la prossima settimana possa venire il carico distribuito in maniera diversa. Però al tempo stesso ho un po' paura, tra virgolette, per dove fermarmi perché ci sono delle cose che vorrei fare off camera e quindi dipende dove mi fermo, potrei bloccarmi o meno. Quindi in alcuni punti devo anche essere un po' più veloce, ma oggi c'è talmente tanta lore, c'è talmente tanto da vedere e da analizzare dal punto di vista più, come dire, più concettuale del gioco, proprio perché oggi si vedranno comunque tante cose, che penso mi verrà difficile effettivamente fermarmi dove voglio fermarmi io. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, cambiamo la nostra finestra. Mettiamo adesso il gioco a schermo. Se magari mi ricordassi, ecco qua. Ovviamente si è sputtanato tutto. Aspettate che lo sistemiamo. Che giustamente lo schermo adesso è tutto per i fatti suoi. Qua ovviamente lo devo togliere. Esatto, perché altrimenti non si vede. E devo ricordarmi che poi sto schermo purtroppo delle volte lo devo poi risistemare per conto mio, perché giustamente essendo una risoluzione diversa. Mi conviene sistemarlo prima, perché altrimenti diventa un po' un problema. Ok, ora ci siamo. E possiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, ovvero esatto, ovvero qui, praticamente nel cratere dei vortici. Questo si chiama cratere dei vortici, ed è una zona un po' particolare. Prima di andare avanti, non so se l'avevo già fatto o se lo devo fare. La musica si sente? Sì, ok. Si sente, perfetto. Allora, bracciale dragone, ok, bracciale dragone, ecco, tu invece della vera acqua mettiti la vera focum, ecco qua. Perché sto mettendo questi equipaggiamenti? Perché il prossimo boss che dovremo andare ad affrontare farà per lo più attacchi di tipo fuoco. Quindi sì, è qua dove abbiamo preso Neo Bahamut, ma già l'ho preso Neo Bahamut, è qua sotto, eccolo qua.
E quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi dobbiamo fare attenzione perché comunque il prossimo boss infligge diversi danni di tipo fuoco. Quindi da questo momento in poi possiamo continuare. Qua non c'è molto da dire. Questa puntata di oggi, ripeto, fino a dove arriviamo sarà molto lore, sarà molto dialogo, sarà molta trama, tantissima trama addirittura. E se riusciamo ad arrivare dove arrivo io. Eccoci qua. Ilunga 0 e 192 gem, Ilunga 0 e 192 ceppo, Ilunga 0 e 192 shock, Ilunga 0 e 192 infarto 512, Ilunga 0 e 192 pronto carabinieri, Ilunga 0 e 192 l'UL Ilunga. Niente, poi si è inceppato il bot. Comunque, la Madonna che ci fa la sua presenza, che ci dona la sua presenza per 17 mesi. OP, la Madonna OP, che ha tentato di fare un rebus con praticamente tutte le emoji del canale. Quindi, bentornato, ovviamente, sempre tra le bimbe di Genova, come sempre. Quindi, esatto, si è inceppato. È uscito bene il rebus. Quasi, direi quasi. Allora, come vi stavo dicendo oggi, probabilmente faremo tanta trama, faremo tanta discussione di trama, di lore, perché siamo in una parte un po' particolare del gioco, siamo nella fase del CD2 un po' particolare e se riusciamo a fare tutto ciò che ho in programma da fare oggi, perché comunque ci sono diverse cose che ho in programma da fare oggi, riusciremo ad ottenere addirittura l'aeronave, quindi finalmente avremo la possibilità di volare nel cielo del nostro mondo e poter raggiungere destinazioni che prima non potevamo raggiungere. Quindi vediamo se riusciamo a fare tutto, ma penso di sì, perché comunque in 3 orette circa possiamo fare tutto, anche se mi allungo un po', non è un problema. Quindi va bene così. Quello è. No, ma il Wutai non è così brutto. Anzi, dovrò tornarci a Wutai tra un po'. È meraviglioso. È davvero la terra promessa, quella che il presidente cercava. Che poi noi alla fine Wutai l'abbiamo già fatta tutta, eh. Cioè io l'unica cosa che devo fare di Wutai è la torre. È la torre di Wutai dove c'è il padre di Yuffie, ma sto aspettando questo passaggio, perché dopo questo passaggio praticamente riesco a prendere la quarta enemy skill e siccome devo apprendere la magia o comunque la tecnica di Trine, che sarebbe triade tradotta in italiano, preferisco averla adesso in modo tale da prenderla in tutti gli slot delle materie che possiedo, perché così prendo tutte le tecniche su 4 enemy skill, che sarebbe praticamente il numero massimo che si può ottenere all'interno del gioco, ovviamente senza moltiplicazioni e senza roba particolare. Anche se alla fine pare che sarò io ad averla. Spiacente, vecchio mio. Questa terra non appartiene a nessuno. Qui è dove l'unione avrà luogo, dove tutti si raduneranno. Quindi Hojo sa qualcosa. Chissà se incontreremo Sephiroth, tuo figlio. Sì, 4 enemy skill perfect si possono fare tranquillamente. Quindi non è un problema, si può fare tranquillamente. Cioè, se si fa la pagoda, o comunque se si fa la torre, io la chiamo la torre, ma è comunque sì la pagoda. Se si fa la pagoda prima, non si possono avere tutte le skill su tutte, diciamo, su tutte le enemy skill. Mentre invece se la si fa dopo, sì, perché comunque alcune poi si possono recuperare dopo. Quindi è molto importante questo passaggio. Dunque, anche Rufus è qui. Esatto, a quanto pare anche Rufus sta venendo in questo luogo, dove Hojo ha parlato. No, nel gioco non la fa nessun altro Trine.
Cioè, la puoi prendere, sì, perché la fa comunque l'elemental. La fa l'elemental keeper, il dragone, quello là che abbiamo affrontato, e poi l'unico nemico. Il nemico, quello della pagoda. Poi, dopodiché, nel mondo non c'è nessun altro che la fa. Non c'è più nessuno che la riesce a fare, questa skill. E ovviamente se la fai tu non vale, quindi deve fartela per forza un nemico. Allora, Hojo ha parlato di una reunion, ha parlato di una riunione. Quindi c'è qualcosa che ovviamente dobbiamo fare, o dobbiamo assistere, praticamente. Dobbiamo passare quanti venti si calmano o verremo spazzati via. Ecco, questo è il classico suggerimento del gioco, che per l'appunto ci dice che dobbiamo attraversare la parete quando praticamente la foschia si dirada, quindi quando diciamo il campo diventa libero, perché altrimenti verremo sbalzati all'indietro, verremo sbalzati via e avremo un incontro casuale, che però sinceramente non ci interessa, quindi va bene. Parliamo con... diciamo gli esperimenti, perché questi sono gli esperimenti falliti di Hojo. Sì, ma non ci puoi andare più nella caverna dove c'è il coso tutto rosso. Quello è nella montagna, non ci puoi entrare più dopo. È la montagna che ho già fatto, ma non ci puoi entrare più. Infatti lì ho appreso il train per la terza enemy skill. Ma per la quarta enemy skill, che prendo dopo dal maestro dei Chocobo, devo andare per forza alla pagoda. Però tu dentro la montagna poi non ci puoi entrare più. Infatti la volta scorsa ve l'ho detto, cioè bisogna trasformare il nemico nella torcia sacra, nella holy torch, perché poi dentro la montagna noi non ci potremo entrare più, perché il tizio ci dice no, è troppo pericoloso, non potete entrare, non potete andarci, e quindi tu rimani fregato. E qui otteniamo innanzitutto i due oggetti. Ecco, ora potrei passare adesso. Perfetto. Vi ricordo che se attraversate durante l'animazione della folata di vento, venite spazzati via e triggerate praticamente un incontro casuale. No, no, non ci vai, perché non ci puoi andare, proprio letteralmente. Se anche tu ci vai alla montagna, il guardiano della montagna ti dice che non puoi andare perché è troppo pericoloso. Cioè proprio ti viene preclusa quell'area di gioco. Ti viene chiusa proprio. Infatti tu ci puoi andare soltanto durante la scalata. No, no, proprio non ti fa entrare, non ci puoi andare proprio. Su questo ne sono sicuro, perché quando appunto per la prima volta ho tentato di prendere praticamente... l'altra triade, per quanto riguardava ovviamente la mia enemy skill, e non l'ho potuto più prendere lì, ci sono rimasto male. Infatti sono rimasto fregato. Nocche Kaiser, che queste sono per Tifa, che sono comunque è un buon equipaggiamento. Oddio, che è crashato? No, è crashato. Porca paletta. Ma come ha fatto a crashare così subito? Manco il tempo. Vabbè, una volta mi deve crashare. Una volta. Una volta ogni tot mi deve crashare. C'è poco da fare. È normalissimo che mi crashi almeno una volta a live. Vabbè, riprendiamoci. No, neanche a Battle Square te lo fa. Vabbè, a parte il fatto che poi comunque nel Battle Square hai solo Cloud da comandare, lì hai solo Yuffie, però i nemici della pagoda sono molto più facili da sconfiggere rispetto a quelli dell'arena. Ma comunque non c'è il nemico, o nel senso c'è anche il nemico se non sbaglio, ma non ti fa l'attacco. Allora, sulle enemy skill del 7 le so tutte a memoria, proprio 100%. Le so tutte a memoria, anche perché questa è una delle, tra virgolette, fregature, proprio fregature, tra virgolette, sempre, del gioco, che ti impedisce di avere le 4 enemy skill con praticamente tutte le enemy skill. Infatti è una cosa proprio fatta, non dico apposta, ma quasi. Perché giustamente uno nel rush di fare Wutai la fa subito, fa praticamente subito Wutai, mentre invece se tu poi sai come funziona, sai che Wutai la devi lasciare dopo, proprio per questo motivo.
Sì, ora si vede, l'ho messo. Queste purtroppo sono cose che poi tu impari giocando più volte, documentandoti anche su internet. Cioè io per esempio ho fatto diverse run sul 7, ho tentato comunque di farne anche per conto mio al 100%, però ovviamente su alcune descrizioni tecniche del gioco, perché comunque poi avendolo giocato in inglese o comunque non essendoci le traduzioni in italiano così come ci sono adesso, praticamente la cosa che più dava fastidio era il fatto che non sapessi cosa dovessi fare, cosa dovessi cercare, eccetera eccetera. Quindi di conseguenza poi è stato totalmente diverso il risultato, anche perché giustamente confrontandomi con persone che lo hanno giocato in inglese, essendo appunto madrelingua, potevano dare una mano, o comunque nei forum vengono scritte le cose in maniera più leggibile, in maniera più chiara, e quindi hai la possibilità di poterle gestire meglio. Sì, queste sono, diciamo, cose particolari, proprio tecniche del gioco, cioè sono state fatte non dico apposta, perché in realtà le enemy skill che si possono ottenere, diciamo, in maniera limpida nel gioco sono tre. La quarta enemy skill, che poi in realtà sarebbe la terza, ovvero quella che tu ottieni nel ghiacciaio degli antichi, è nascosta, perché è dietro praticamente il tubo centrale che praticamente prende le scale a chiocciola, quindi tu in realtà non lo potresti vedere lì. Quella enemy skill è stata scoperta totalmente a caso, proprio perché un giocatore più ossessivo compulsivo di qualsiasi altro, ogni volta che camminava premeva il tasto cerchio, che era il tasto di conferma nella versione giapponese, proprio per cercare questi oggetti nascosti, che poi effettivamente ha trovato, in alcuni casi ha trovato, e che poi ha riportato ovviamente nelle guide, perché altrimenti non si sarebbero mai trovati questi oggetti. Allora, le Nocche Kaiser, come vi stavo dicendo prima, sono un equipaggiamento per Tifa, che sono anche abbastanza discrete per quanto riguarda lo slot delle materie, però io preferisco avere doppio slot e un potenziamento in più, quindi per ora queste ce le teniamo da parte e via. Ragazzi, ci sono storie dietro le run di Final Fantasy VII dei completisti del 100% maniaci, anche di quelli che hanno fatto le run con 99 oggetti, di tutti gli oggetti presenti nel gioco, che voi potete immaginare cosa voglia dire fare 99 copie dello stesso oggetto per tutti gli oggetti del gioco, che è un qualcosa da veramente malati, ma veramente malati, che io non ho intenzione di fare. Perché comunque non ho intenzione di fare, a me basta tranquillamente avere un solo oggetto per copia, nel senso basta averne uno, non mi interessa averne 99, che è veramente un qualcosa di allucinante. Allora, qui facciamo attenzione perché c'è sia il vento questo che l'altro, ecco, mi ha beccato il vento, quindi combattimento, vai così. Beh, lì sì, poi è una cosa proprio fatta proprio in maniera assurda. E che ho fatto madra magia? Vediamo magi respiro come era combinato qua. Vabbè, non c'è bisogno. Sì, ma neanche la questione del V-item, c'è proprio una questione di fanatismo proprio fatto a mano in una maniera allucinante. Oh! Scusa, ma che non si riduce il vento? Eppure mi sembrava fosse giusto stavolta. È che io non lo riesco a vedere bene perché guardo da lì e là è chiaro, qua è scuro, quindi mi confondo anche io. Allora, devo guardarlo bene perché da là si vede chiaro, però da qua si dovrebbe vedere bene.
Ecco, così il vento è... Ok. Beh, è quasi impercettibile comunque come cambia il vento qua. Sarà forse per la risoluzione a 4K? Boh, non lo so, sinceramente. Eccoci qua. Per voi è la fine. Zazzac. Sephiroth. Ma dai, che fregno. Sei tu ad essere finito. Concordo. Ormai questo corpo non mi serve più. Allora, ascoltate benissimo i dialoghi che ci sono qua, perché tutta questa parte di gioco è lore. Cioè, tutta sta parte di Final Fantasy VII è ovviamente lore. C'è chi ovviamente magari non potrebbe comprendere, diciamo, alcune cose se non ha giocato gli altri, tipo Before Crisis o Crisis Core, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente potrebbe confondere le cose, ma non vi preoccupate perché io vi spiego tutto. In questo caso Sephiroth parla di questo corpo che non gli serve più. Perché non gli serve più? Perché ovviamente questo non è il vero Sephiroth, questa è Genova. Genova che ha preso le sembianze di Sephiroth e che adesso può ambire a qualcosa di più grazie alla Black Materia. Potrebbe essere ancora qui vicino. Ta-da! Il nostro scopo è di consegnare la materia nera al maestro. Il nostro scopo, quindi lo scopo delle copie, esatto, il nostro. Se n'è andato? Lì c'è il salvataggio che dopo dovremmo prendere, anche perché qui c'è una boss fight. Coloro che possiedono le cellule di Genova. E chi sarebbe questo maestro? Sephiroth, naturalmente. Quindi tutte le copie, ovvero chi possiede le cellule di Genova, è stato implicitamente reclutato da Genova stessa nel recuperare la Black Materia da consegnare a Sephiroth, che altri non è che Genova con le sembianze di Sephiroth. Ecco qua. Boom. E qui c'è il combattimento con il boss. Che già dalla host. Paraparam. No, ho mancato. Fanculo. Vabbè. Ovviamente tutte le host sono quelle riarrangiate, perché sono fighissime. Madonna, questa mi piace un casino. Ce n'è un'altra che mi piace ancora di più, che la sentiremo ovviamente verso la fine, però... E non è One Winged Angel. Che dovrebbe essere morto. No, quasi. Allora, lui devo fare, se non sbaglio, idrorespiro, perché lui fa magie. Questo è tipo... E infatti viene considerato come... come fuoco. Vabbè, 998. Ha una buona difesa magica. Ovviamente. Vediamo Triade quanto gli fa. Visto, fa tutte magie di fuoco praticamente. Però noi, avendo le protezioni fuoco, non ci fa praticamente danno. Siamo praticamente immortali. Infatti fa meno. Idrorespiro è OP. C'è stata questa host su DC. Vabbè, c'è stata la versione di Advent Children.
Però c'è stato sta host. Ok, morto. Cioè, con l'idrorespiro praticamente lo sciogliete. Easy. Anello reflex, molto molto buono. Questo è un drop, ovviamente, drop assicurato. Le cellule di Genova. Ma certo, ora è tutto chiaro. L'unione di Genova. Non di Sephiroth? Cioè, non era Sephiroth quello che abbiamo inseguito finora? Ecco, qua adesso si inizia a spiegare. Spiegherò tutto più tardi. Ora, l'unica cosa che conta è sconfiggere Sephiroth. Birth of a God, esatto. Quella è stupenda. C'è la versione riarrangiata che è troppo bella. Ma Sephiroth è... è qui. Il vero Sephiroth è appena oltre questo punto. Incredibilmente malvagio e brutale, e sta rilasciando una tremenda forza di volontà dal cuore, dalla ferita del pianeta. Ora si capisce meglio il perché. Hai ottenuto la rarità materia nera. Quindi la materia nera che aveva preso Sephiroth, adesso ce l'abbiamo noi, per ora. Ci siamo ripresi la materia nera. Ora non rimane che sconfiggere Sephiroth, così sarà finita. Oh, easy. Faremmo meglio a non portarla con noi. Perché non lasci che la tenga qualcun altro? Ok, adesso dobbiamo scegliere a chi consegnare la Black Materia. Ovviamente possiamo darla a chiunque, perché tanto la situazione cambia poco. Io per sempre per comodità l'ho detto, ecco. Diciamo che io e la materia nera non andiamo tanto d'accordo. Quindi tu a Sid non la puoi dare. Vincent, forse dovresti tenerla tu, la materia nera. Meglio di no. Quindi anche Vincent... ti fa il discorso no. Perché? Perché Vincent tecnicamente tu potresti anche non averlo all'interno del party. Quindi la scelta del dare la materia a Vincent è scriptata, tra virgolette, nel no. Perché tu tecnicamente potresti anche non averlo, Vincent, in questo punto del gioco. Sid invece non può ricevere la Black Materia, perché Sid sarà un personaggio chiave per la fase successiva del gioco. Quindi chi resta? Resta Yuffie, Kite Sith e ovviamente Red 13. Però, sapendo che comunque Yuffie ci ha fottuto le materie fino a poco tempo fa e Kite Sith è un traditore, potremmo mai dare la Black Materia a loro? Ovviamente no. Quindi a chi la diamo? All'unico di cui ci possiamo fidare. Quindi consegniamo la materia a Red 13. Non darla a nessuno, mi raccomando, conto su di te. Yuffie, tecnicamente tu qua già la potresti incontrare, cioè l'avresti incontrata Yuffie. Quindi la scelta di Yuffie non è scriptata. Qui ce l'hai per forza. Ok, possiamo parlare con gli altri. Andiamo a cercare Sephiroth. Andiamo noi per primi, voi aspettateci qui. E ora qui ovviamente il party ritorna ad essere normale. Qui abbiamo un'altra materia che amplifica magia. Vediamo, aspetta, perché amplifica magia è stata tradotta un po'. Usa PM extra per potenziare la magia e invocazione associata. Ok, sì, allora ci siamo. Diciamo che va bene. Qui salviamo, ovviamente, per evitare di rifare tutto. Ok. Apriamo il forziere, anello vaccino e andiamo avanti. Qui, per il momento, qui è tutto molto tranquillo. Ecco, qui adesso c'è la stessa identica cosa, solo che c'è sia il vento e sia il fulmine. Ecco, ho preso giusto giusto la cosa del vento, porca troia. Allora, Yuffie tecnicamente non entra in automatico anche se la skippi. Minchia il Tom Berry. Non è che entra in automatico anche se la skippi, però se non ricordo male c'era l'incontro scriptato e lei si univa al gruppo. Di preciso non me lo ricordo, se devo essere onesto. Perché io l'ho skippata una volta sola Yuffie probabilmente.
in tutta la mia vita in cui ho giocato a Final Fantasy VII. Però se non ricordo male, a un certo punto tu la incontri. La incontri obbligatoriamente se vai nel Wutai, ma se non sbaglio anche prima di Junon. No, Vincent lo puoi skippare proprio per tutto il gioco. Vincent lo puoi skippare proprio per tutto il gioco, questo sì, perché una volta l'ho finito il gioco senza Vincent, quindi su quello ne sono sicuro. Però Yuffie, io mi ricordo che prima o poi tu la becchi. Anche se vuoi skippare, è difficile skippare Yuffie. No, perché? Non ero vicino. No. Niente, mi sono fatto fregare dalla profondità. Ah, qua è proprio scriptato il Tom Berry. Io non me lo ricordavo il Tom Berry scriptato. Vabbè, fortuna che abbiamo Magi Respiro che fa i buchi contro il Tom Berry. Qua beccare un Tom Berry se non si è livellati è un casino, eh. Guardate quanti HP possiede. Possiede un botto di HP. No, Yuffie non è obbligatoria, però di incontrarla la incontri. Cioè, appena la incontri, praticamente ti entra in party. Allora, Turbo Etere, però conserviamolo uno. Qua si è rifatto il vento. Ma bisogna fare attenzione perché ci sono due fulmini. Il vento che passa e poi il vento quello di sfondo. Ma porca troia, ho preso il tuono. Sono stronzo allora, sì, io proprio sono stronzo. Non mi ricordo neanche se puoi scappare. Forse manco potevi scappare addirittura. E infatti non si può fuggire. Perché è proprio incontro scriptato questo. Ho preso proprio il tuono in testa, l'ho preso. Totale. Infatti per questo ti metto nel salvataggio prima. Te lo mettono appositamente perché se tu per sfiga arrivi qua e ti becchi il Tom Berry dopo che hai fatto il boss e ti sciotta, penso che le bestemmie erano incredibili qua. Vedi, perché a volte il tuono, vedi, parte anche random. Vabbè, qua ho perso il tempo. Cioè, non me la ricordavo così difficile sta parte, sinceramente. Ok. Non so, forse è la grafica in 4K che mi frega, che tipo troppo dettaglio e quindi col troppo dettaglio mi confondo, veramente non... Sì, qua si sta morendo di caldo, ci sono 30 gradi anche di sera, quindi va benissimo. Ecco, ora qui ragazzi c'è la parte più bella, almeno per me questa è la parte più bella di tutto Final Fantasy VII. Proprio letteralmente è la parte più bella di tutto Final Fantasy VII. Dove siamo? Che sta succedendo? Calmati, Tifa. Sephiroth è qui vicino, può accadere di tutto.
Eccola qua. No, no, è la parte più bella proprio per la trama che, si viene, che viene spiegata qua. Qua viene spiegato il pezzo di trama centrale di tutto Final Fantasy VII. Quello che ha messo praticamente in crisi tutti coloro che hanno giocato a Final Fantasy VII senza essersi giocati praticamente tutti gli altri. Cioè senza aver seguito la storia di Final Fantasy VII. Hanno giocato soltanto questo e non ci hanno capito un cazzo. Nibelheim. Nibelheim? Ci siamo fatti di Mako o cosa? È solo un'illusione creata da Sephiroth. Sta cercando di confonderci. Ma non preoccupatevi, andrà tutto bene. Finché sappiamo che si tratta di un'illusione, non abbiamo nulla da temere. Muoviamoci. Sì, hai ragione. Guardate! Ah, sono curioso di vedere come l'hanno fatto nella mod. Ecco, lì c'è Sephiroth. Ecco, e ora arriva... Forza, andiamo. Vediamo come l'hanno fatto. Là ci sono i soldati. Guarda che bello! Quello non è Cloud. Chi diavolo è? Eccoci! Smettila, Sephiroth. Cloud... Cloud in realtà c'è qui. Perché Cloud in realtà è qua. Ma è praticamente il soldato che c'è lì a sinistra. È il soldato che è lì, quello accanto a Barrett. È lui Cloud. Zack è Zack, perché Zack è Zack. Mentre invece Cloud è lì. Cloud è quel soldato a sinistra, quello vicino a Barrett. Era un semplice soldato di fanteria. Non era un soldato first class come lui stesso si era vantato di essere. E qui adesso si capisce il perché. Ma non solo si capisce il perché, ma ci sono altre cose che vengono spiegate e che giustamente non tutti sono riusciti a capire la prima volta. Che sciocchezza. No, 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 quella a destra era un altro soldato normale, era un altro collega di Cloud. Però soltanto Cloud è riuscito a stringere amicizia con Zack, e quindi poi successivamente sono stati, diciamo, insieme. Sono stati insieme, quindi sono diventati amici. Però tra l'altro il soldato poi alla destra muore. Perché quando crolla il ponte si salva soltanto un soldato. E quel soldato era Cloud. Infatti se vi ricordate nel CD1, quando vi ho detto che c'era un soldato che accompagnava tutti quanti al reattore e che doveva proteggere Tifa, quello era Cloud. No, non è quello che incontri nel remake della Shira. Quello è un altro collega. No, no, perché poi il soldato nella missione muore, quindi è un altro, totalmente un altro. Che sciocchezza. E beh, i soldier erano tanti, cioè nel senso ci sono tutti i soldier di terzo grado, di secondo grado e poi la first class, che era comunque rappresentativa di veramente pochi soggetti, i migliori. Cloud è solo un'illusione, non darci peso, ignorala. E adesso? Smettila! Tremendo, è la stessa cosa che è successa a Corel. Questo è ciò che abbiamo vissuto 5 anni fa. Esatto, poi lo capisci se giochi a Crisis Core. Chiunque uscirà dalla residenza Shinra di sicuro non sarò io. Sarà solo un'altra stupida illusione. Ecco. E infatti non è Cloud. Visto? Proprio come avevo detto. Ma guarda com'è fatto bello, Zack. Fatto bellissimo. Oh, sei tu. Sei ancora sano di mente, vero? Notate che è praticamente lo stesso dialogo e sono le stesse cose che sono state dette, però come le raccontate Cloud. Cioè Cloud, quando a Calm ha raccontato ciò che era successo a Nibelheim, ha esattamente raccontato le cose come sono andate. Però c'è un però, che poi Tifa giustamente si chiede. E capiremo dopo il perché. Cioè, come fai a saperle tu queste cose se non eri realmente presente? Perché giustamente Cloud qui non è presente. In questo momento Cloud si trovava praticamente altrove, non si trovava qui. Allora vieni qui e aiutami. E fa le stesse cose che praticamente Cloud ha raccontato. No, non voglio guardare. Cloud, non guardare.
Sentite Tifa come vuole proteggere Cloud. No, Cloud, non guardare. Esatto, Tifa sa qualcosa. Io controllo questa casa, tu prova in quella laggiù. Che è esattamente la stessa cosa che è successa effettivamente a Nibelheim, per come l'ha raccontata Cloud. Che ti prende, Tifa? Te l'ho già detto, no? Finché sappiamo che si tratta di un'illusione, non abbiamo nulla da temere. Va bene. Ehi, stai bene? Ah, merda, è davvero un'illusione. Sephiroth, so che ci stai ascoltando, ho capito cosa stai cercando di dirci. Che a Nibelheim, 5 anni fa, io non c'ero. E questo, non è vero? Finalmente hai compreso. Che poi non è vero al 100%. Perché in realtà Cloud c'era, solo che era da un'altra parte. Tutto questo serve solo a confondermi, giusto? Ma non importa quanto possano sembrare reali le tue illusioni, è tutto inutile. Perché io ricordo il calore delle fiamme, il dolore, la rabbia che provavo. Oh, ma davvero? Tu sei solo un burattino, non hai un cuore, non puoi provare dolore. Dunque, come possono i tuoi ricordi significare qualcosa? Il mondo che ti ho mostrato è la realtà. Sei stato tu a creare l'illusione. Queste sono parole pesantissime. Cloud. Riesci a capire? Io non voglio capire. Ma c'è una cosa che devo chiederti. Perché? Perché stai facendo tutto questo? Ma perché voglio aiutarti. Voglio farti ritrovare il vero te stesso. Il te stesso che quel giorno mi consegnò la materia nera. In fondo, chi poteva immaginare che un fallimento si sarebbe rivelato il più utile di tutti? Hojo non la prenderà affatto bene quando lo scoprirà. Per ora non dico niente, voi ascoltate, leggete con calma. Hojo, che c'entra lui con me? È stato 5 anni fa. Nibelheim era avvolta dalle fiamme. Poco dopo, tu fosti creato da Hojo. Un burattino, nato dall'unione tra la forza vitale delle cellule di Genova e il potere dell'Amaco. Una copia di Sephiroth, incompleta. Non ti fu nemmeno assegnato un numero. Questa è la realtà, la tua realtà. Non è esattamente così, però sì, effettivamente è vero. Cloud è nato dall'unione dell'energia Amaco e dalle cellule di Genova, solo che c'è un piccolo intermezzo che è saltato. Ah ah ah. Cloud, non starlo a sentire. Copriti le orecchie, chiudi gli occhi. Che ti prende, Tifa? Tutto questo non mi fa alcun effetto. Non lo stavo nemmeno ascoltando. Tu non sei stato creato da Hojo. Non abbiamo entrambi lo stesso ricordo? Quello della nostra infanzia sotto il cielo stellato. Oh, Tifa. Allora perché le mie parole ti turbano così tanto? Dimmi, vuoi che svegli a tutti cosa si cela nel tuo cuore? Che ti succede? Sei impallidita di colpo. Tifa, sta dicendo la verità? Cloud, cos'è che ti spaventa tanto? Se è per me non devi preoccuparti. Per quanto possa essere confuso, non crederò mai a una sola parola di ciò che Sephiroth dice. È vero, ci sono delle cose di me che non riesco a capire e molti dei miei ricordi sembrano annebbiati. Ma Tifa, tu stessa mi hai detto, ne è passato di tempo, Cloud. Quelle parole cancelleranno sempre qualsiasi dubbio. Io sono il tuo amico d'infanzia, sono Cloud di Nibelheim. Per quanto possa sentirmi perso o insicuro, so che questa è la verità. Quindi Tifa, non aver paura. Non mi importa di quello che dicono gli altri. E grazie a te se... Ti sbagli, Cloud. Riguardo cosa? Io sono Cloud, il tuo amico d'infanzia, no? No, non è quello che intendo. Non riesco a spiegarlo. Cloud, ho bisogno di tempo. Dammi solo un po' di tempo.
Cloud, non prendertela con Tifa. Ti spiegherò tutto io. Cambiare la propria forma, voce e atteggiamento in base ai ricordi di qualcun altro è una delle abilità di Genova. Capite? Genova, così come vi ho spiegato precedentemente, poteva cambiare il suo aspetto fisico e impersonificare colui che appunto prendeva forma. In questo caso Genova ha preso la forma di Sephiroth, perché era l'unico essere di cui poteva effettivamente prendere il controllo. Cloud, essendo stato lavorato con l'energia Mako e le cellule di Genova, questa tra l'altro è una uscita molto intelligente che è stata fatta nel gioco e che pochi comunque hanno ricordato e che comunque poi hanno ripensato dopo tempo, del fatto che Cloud effettivamente non era il vero Cloud, ma aveva preso la personalità e aveva preso il comportamento di qualcun altro. Questo qualcun altro ovviamente era Zack, il ragazzo che abbiamo visto prima, quel ragazzo moro che abbiamo visto prima. E Sephiroth gli sta dicendo che questa sua capacità di assimilare i ricordi e trasformarsi in quest'altra persona, quindi diventare Zack, proprio riprendere, come dire, le sembianze di Zack, è una caratteristica di Genova. Solo che non sa che non è soltanto questo che caratterizza Cloud, ma è anche la volontà di Zack che è stata passata a Cloud tramite la sua spada. Infatti Zack, prima che muore, dice le parole a Cloud: "You are my living legacy", tu sei la mia eredità vivente, e gli consegna la spada promettendogli appunto di lottare il male, eccetera eccetera, comunque diventare la sua eredità. Quindi Cloud è vero che ha preso parte le sembianze di Zack grazie alle cellule di Genova, ma la maggior parte di ciò che è diventato Cloud è grazie a Zack, grazie alla volontà di Zack. E questo il, diciamo, il confronto, la sfida interiore che in questo momento sta affrontando Cloud: combattere Genova con lo spirito di Zack. La Genova dentro di te si è fusa coi ricordi di Tifa, rendendoti ciò che sei. Quindi che cosa vuol dire? Che hai i ricordi di Tifa con i ricordi di Cloud, si sono uniti, e successivamente la volontà di Zack ha dato anche i ricordi di Zack. Genova ha unito tutto questo, cioè ha unito praticamente tutti questi elementi e ha dato vita al Cloud che conosciamo adesso, che non è il vero Cloud. Il vero Cloud lo conosceremo più avanti. Un bambino del passato di Tifa, per esempio. Magari tra di loro ce n'era uno che si chiamava Cloud. Cloud, ti prego, cerca di non pensarci adesso, per favore. Sì, Cloud, pensaci. Cloud? Ma che dico? Perdonami, tu non hai mai avuto un nome. Sta zitto, Sephiroth. Ancora non hai capito? Vediamo allora. Come se la ride? Di gusto proprio. Ricordi la foto che facemmo prima di andare sul Monte Nibel? Ecco, questo è il colpo di grazia. Questo è il colpo di grazia per Cloud. Tifa, tu la ricordi, giusto? Ma Cloud, come fa a ricordarla? Vediamo, che fine ha fatto quella foto? Che tra l'altro è tizio morto, però ancora sbatte le palpebre, però vabbè. È forse questa? Non vuoi vederla? È venuta piuttosto bene. Cloud, no. Io dovrei essere in quella foto. Ma pure se non ci fossi, che importa? Questo mondo è tutta un'illusione creata da Sephiroth. E qui c'è la foto vera. E non c'è Cloud. Proprio come immaginavo. La fotografia è falsa. Sono i miei ricordi ad essere reali. 5 anni fa tornai a Nibelheim. Gli ordini erano di ispezionare il reattore. Avevo 16 anni. Il villaggio non era cambiato affatto. Che altro? Ah, già. Sono andato a casa di Tifa. Ecco, qui vengono elencate le cose che abbiamo fatto durante il ricordo.
Quindi se noi non abbiamo fatto delle cose durante il ricordo che abbiamo raccontato a Calme con Cloud, qui non verranno elencate. Quindi è tutta una cosa conseguenziale. Ho suonato il suo pianoforte. Questo è importante. Il giorno dopo sono andato al reattore di Monte Nibel. Ero davvero eccitato all'idea, perché era la mia prima missione come First Class Soldier. Ecco, First Class Soldier. Soldier? Quando sono entrato nei Soldier? Come sono entrato nei Soldier? Perché non riesco a ricordarlo? Io... Ma certo, non ci ho mai riflettuto a fondo prima d'ora, perché io... Cloud? Andiamo, Tifa. È tutto a posto. Si stanno iniziando a ricomporre i pezzi, finalmente. Madonna, Scarlett gnocchissima fatta in questa mod. Scarlett, incredibile. Bello il tuo doppiaggio. Che poi non sto doppiando, io sto solo leggendo. È tutta materia. L'esterno è ricco di energia Mako, mentre l'interno trabocca di materia. Questa è davvero la Terra Promessa. La Terra Promessa non esiste, è solo una leggenda, una favoletta. Tutto questo è ridicolo. Ogio sempre molto scientifico nelle sue cose. È esattamente come l'avevo immaginato. Cosa vorresti di più? È per questa tua sciocca ostinazione che sarai sempre uno scienziato di secondo ordine. Che succede? La parete. C'è qualcosa lì dentro. Si sta muovendo. Ah, si è aperto un occhio. Le weapon. E noi già sappiamo cosa sono le weapon. Allora esistono veramente. Non volevo crederci. Di cosa stai parlando? Weapon, mostri creati dal pianeta. Appaiono quando il pianeta si sente minacciato e seminano devastazione ovunque. Questo è ciò che era scritto nel rapporto del professor Gust, che noi abbiamo letto settimana scorsa. Non ne ho mai sentito parlare. Dove sarebbe questo rapporto? Proprio qui, nella mia testa. Certo che hai molti segreti. E nel frattempo lì bella l'animazione dove c'è l'occhio che si apre e si chiude. Non mi ricordo se sulla PlayStation si vedeva questo... non ci faccio caso. Chissà come stanno Claudio e gli altri. Cioè con le zampette che fa così. Certo che è difficile credere che una materia così piccola sia in grado di distruggere il pianeta. Oh? Cosa? State tutti bene? Che sta succedendo? Dove sono? Non lasciatemi qui. Red 13, per fortuna sei qui. Tifa. Qualcosa non va. Perché si è fatto buio all'improvviso? E dove sono tutti gli altri? Ti stavamo cercando tutti. Cloud è in pericolo. Presto, andiamo, devi aiutarci. Da questa parte. D'accordo. Non ci ho capito molto, ma vado subito. E non dimenticare... Ta-tan! La materia nera. Perché giustamente Genova è in grado di assumere le sembianze di chi vuole. Quindi tutto torna. Ecco. E gli altri invece sono lì. Che erano stati fatti sparire, tra virgolette, dall'illusione di Sephiroth. Presidente, ho un brutto presentimento. Forse dovremmo tornare sull'aeronave. Dobbiamo comunque preparare un'ispezione completa dell'area in fondo. Dell'area in fondo. Eccolo. Ehi, un momento, da dove saltate fuori voi? Non lo so.
Questa faccenda sfugge al vostro controllo. Me ne occuperei io, voi andatevene da qui. Te ne occuperai tu. Non ti seguo. Qui è dove l'unione avrà luogo, dove tutto finirà, per poi ricominciare da zero. Cloud! Eccomi, sono venuto ad aiutarti, Cloud. Sentite Tifa, che è una voce esterna, non è una voce di dialogo. È una voce che praticamente non ha nulla a che fare al momento. Grazie Red 13. Dov'è la materia nera? Cloud, sentite tipo che è una voce fuori campo. Cloud, Cloud. Non preoccuparti, l'ho tenuta al sicuro. La terrò io da ora in poi. Dammi la materia nera. Non riesci a sentirmi. Ti senti bene, Cloud? Ecco a te. Onestamente mi spaventavo un po' tenerla. No, qualcuno lo fermi. Grazie. Al resto ci penso io. Consegnami la materia nera. Resisti, ti prego, manca poco. Tatan tatan. Grazie di tutto. Perdonatemi. Scusa. Perdonami. Specialmente tu, Tifa. Mi dispiace davvero. Sei stata così buona con me. Non so davvero cosa dire. Non sono riuscito ad essere Cloud. Ti auguro di incontrare il vero Cloud prima o poi, Tifa. Meraviglioso, il mio esperimento è riuscito perfettamente. Che numero sei tu? Eh? Dov'è il tuo tatuaggio? Professor Ojo, io non ho un numero. Non me ne ha assegnato uno perché mi ritenevo un fallimento. Che cosa? Vorresti dire che l'unico ad arrivare qui è stato un fallimento? Professore, un numero, la prego. Mi dia un numero. Fa silenzio, dannato rifiuto. Cioè, totalmente... È cambiato tutto. Cos'è lui? Una delle copie che creai subito dopo la morte di Sephiroth, 5 anni fa. Le copie di Sephiroth sono il risultato della combinazione tra cellule di Genova e Mako, oltre alle mie conoscenze e abilità. Gli esperimenti, le persone che praticamente avevano i numeri erano tutti esperimenti di Ojo. Sono una fusione tra scienza e occulto. Non mi va genio l'idea che lui sia un fallimento, ma è la dimostrazione che la mia teoria dell'unione di Genova è fondata. Il punto è che, anche se Genova venisse completamente smembrata, prima o poi i pezzi convergeranno in un unico posto, riportandole in vita, da cui unione. Ecco perché si parla di reunion, unione, reunion e union, no? Quindi l'unione e la reunion. L'unione è quella che c'è qui su Final Fantasy VII, dove tutti, diciamo, dove tutti gli esperimenti di Ojo si uniscono per creare di nuovo Genova. Mentre invece su Advent Children, Kadage parla di reunion, quindi la seconda unione, dove tutti coloro che sono affetti dalla malattia, dalla plague, dallo star plague, come si chiama, non mi ricordo in italiano come l'avevano tradotta, che si riunivano però questa volta per dare luce a Sephiroth, che era ben diverso, la piaga delle stelle, che appunto dava la rimembranza di Sephiroth. Ho aspettato pazientemente l'unione. 5 anni ci sono voluti, prima che le copie iniziassero a muoversi. Credevo si sarebbero radunate a Midgar, dove tenevamo Genova, ma le mie previsioni erano errate. Inoltre, Genova stessa iniziò a muoversi e uscì da Palazzo Shir. Ecco, lì c'è Cloud che fa il ceppo ragno. Fu il mio genio a fornirmi la risposta. Era opera di Sephiroth. La sua volontà non si era dispersa nel flusso vitale, anzi, stava perfino manipolando le copie.
Quindi Sephiroth, morto, caduto nel livestream, cristallizzato e diventato materia, era talmente forte la sua volontà che non solo è riuscito a controllare il livestream, ma riusciva a controllare le copie con le sue stesse cellule al di fuori. Già, è così che tutto è iniziato. Ma dove erano dirette? Quella risposta ancora mi eludeva. Nemmeno io riuscivo a capirlo. Solo di una cosa ero certo. Qualunque fosse la loro destinazione, li avremmo trovato Sephiroth. Allora io non stavo inseguendo Sephiroth. Questi sono i pensieri di Cloud. Lui mi stava chiamando. Esatto. Tutta la rabbia e l'odio che provavo mi impedirono di scordarmi di lui. Quello fu il suo dono per me. Sephiroth? Sephiroth? Sono qui. Ti ho portato la materia nera. Per favore, mostrati. Dove sei? Sephiroth, ci incontriamo finalmente. Eccolo. Quello è il vero Sephiroth. Eccoci. Avete visto? È Sephiroth, è veramente qui. Stupefacente. L'unione di Genova è la portentosa volontà di Sephiroth. È riuscito a non disperdersi nel flusso vitale ed è arrivato fin qui. Come fa ad essere così felice, professore? Sa cosa significa tutto questo, non è vero? Cloud ha la materia nera. Sephiroth invocherà Meteor. Ogni persona sul pianeta morirà. Ormai è troppo tardi per fare qualcosa. Dobbiamo andarcene. Guardate Ojo com'è impazzito. Voi verrete con me. Ho molte domande da farvi. Cloud, fermati, ti prego. Ma non può. Lui non può fermarsi. Cloud! E qui c'è la scena. Di Cloud che consegna la materia nera. Ecco, loro scappano. Sephiroth finalmente è libero. E la ferita del pianeta ha dato vita a questi esseri. Uno. Due. Questa è la Diamond. Qua ci sono tutti i nostri amichetti. Eccoci qua. Tifa che sballonzola. Eccola qui. Sapphire, Diamond, Emerald, Ruby. E poi quella che avete visto prima che volava, praticamente era la ultima. Ovvero le weapon. Le weapon, anzi. Ebbene sì, le weapon sono state liberate.
Cloud. Cloud. Questo è un po' Final Fantasy VIII, tipo. Dove ci sono scuole Rinoa che si perdono. Non sapevo cosa fare. È sempre stato così. Ecco, qui adesso c'è la confessione di Tifa. Ecco. Ehi, tutto bene? Povero ragazzo. Stai bene? Lui giustamente tutto indolenzito. Tifa? Tifa? Ecco qua. Tifa? Eh? Cloud? Proprio così. Sono Cloud. Sei davvero tu? Non avrei mai immaginato di rivederti qui. Già, ne è passato di tempo. Ma che ti è successo? Non è una bella cera. Veramente? Ma no, sto bene, è tutto a posto. Ecco, quello era Cloud, ferito, e che adesso qui invece era diventato il Cloud che abbiamo visto finora. Quindi spavaldo, molto energico. Quanti anni saranno che non ci vediamo? Ecco, mal di testa, reazioni improvvise. 5 anni e poi tutto tranquillo. Che ti prende? Già, è passato davvero tanto tempo. In realtà erano passati 7 anni. Mi dicesti che eri riuscito ad entrare nei Soldier, che te n'eri andato dopo l'incidente con Sephiroth e che ora eri un tuttofare. Parlasti molto di ciò che ti era successo dopo aver lasciato Nibelheim, ma qualcosa non tornava. C'era qualcosa di strano in ciò che dicevi. Parlavi di cose che non potevi conoscere e ne ignoravi altre che invece avresti dovuto ricordare. Volevo provare a capire, ma ogni volta che affrontavo l'argomento era come se ti allontanassi sempre di più. E mi spaventava. Non sapevo che fare, mi serviva più tempo. Per questo ti parlai del lavoro con Avalanche. Volevo starti vicino per osservarti. Esatto. Tifa aveva capito che c'era qualcosa che non andava, ma non era mai riuscita a parlarne, o comunque era mai riuscita a capire fondamentalmente cosa stesse succedendo a Cloud. Ed eccoci qua. Uce. C'è troppa luce. Vacci piano, hai dormito parecchio. Ho fame. Ehi. Non me lo chiedi? Di lui, intendo. Ho paura. Sta tranquilla, io non ho idea di cosa gli sia successo. Ma mi sa che c'è da stare... Ma mi sa che c'è poco da stare tranquilli. Comunque, non so nemmeno gli altri che fine abbiano fatto. Sono ancora vivi, ne sono sicura. Ok. Per quanto tempo ho dormito? Vediamo, sarà stata sì e no una settimana. E Sephiroth? Ancora non si è fatto vivo. Ricordi quella luce che abbiamo visto al grande cratere? Beh, da allora tutta la zona è circondata da una specie di barriera luminosa. Protegge Sephiroth mentre lui se la dorme in quel buco. E non possiamo farci una mazza di niente, tranne che aspettare che si svegli. Come se non bastasse, dei fottuti mostri chiamati Weepon scorrazzano liberi. Weepon? Ricordi quei mostri enormi che erano con Sephiroth nel cratere? Beh, ora sono usciti.
Pare siano leggendarie bestie del passato o qualcosa del genere. Anche loro lo stanno proteggendo? Non lo so, ma se ne vanno in giro a distruggere tutto. Rufus le sta combattendo, odio ammetterlo, ma ha del fegato. Dovremmo esserci noi lì fuori a combattere, ma non abbiamo tempo. Tempo. Ah già, e Meteor invece? Ecco, io adesso abbiamo i panni di Tifa. Eccoci qua. E Meteor? Ta-tan! Dobbiamo arrenderci? Non lo so. Credevo che Cloud si sarebbe fatto vivo per salvarvi. Il professor Hojo avrebbe voluto dare un'occhiata anche a lui. Che cosa volete fare a Cloud? L'alter ego di Sephiroth. Ora che Meteor è stata invocata, è diventato superfluo. E di conseguenza, voi con lui. No, anzi, qualcosa che potete ancora fare c'è. Signor Presidente, i preparativi per l'esecuzione sono stati ultimati. Esecuzione? Già, verrete giustiziati in quanto responsabili di questa situazione. Così. Mi rimangio il piccolo complimento che ti avevo fatto, bastardo. Beh, godetevi i vostri ultimi momenti insieme. Perfetto, ottimo. Ora devo ammanettarvi. Guarda, Tifa sembra in una posizione sconcia di come è messa. Ora siamo praticamente Barrett. La prima cosa che dobbiamo fare in questo caso, tra ovviamente Barrett e Tifa, è togliere tutte le materie di Tifa. Perché da questo momento in poi Tifa non ci interessa, non ci interessa. E a Barrett dobbiamo dare la materia... la materia per rubare, necessariamente. Quindi... queste le posso togliere. Occulta, omni, trasformante... Odino, Titano. Allora, eclettica no, perché già ce l'ho. Allora, Ade qua intanto, questa è ottima, avere Ade qui. Perché poi vi spiegherò una cosa da fare con... ecco, Scippo. Vi spiegherò una cosa da fare con Ade, che sarà molto 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 carina. E poi muta. Va bene. Trasformante, rianimante, eclettica, curativa. Allora, non c'erano... amplifica magia, elementale... No, in realtà non c'è altro. Vabbè. Ok. A Tifa ovviamente devo togliere tutto perché al momento sarà inutile, sarà inutilizzabile. Quindi conviene avere tutte le cose migliori su Barret. Ok. Ci siamo tutti? Eccoli, coloro che hanno gettato il nostro mondo nel caos.
Che vogliono questi? Le vostre patetiche morte saranno trasmesse in diretta nazionale. Scarlett, permetto una domanda. Com'è mai un'esecuzione pubblica ai giorni nostri? Visto il panico che ha causato Meteor, abbiamo bisogno del supporto della popolazione. E lo otterremo unendoli contro un cattivo, un responsabile da punire. Mi fai venire la nausea. Chia-ha-ha-ha. Tutti adorano questo genere di cose, anche se non lo ammettono. Bene, inizieremo con la ragazza. Cominciate da me se ci tenete tanto. Camera, non perderti questa scena. Il pubblico adora gli AD strappalacrime. Giustamente, oserei dire. E qui abbiamo la nostra Tifa. Ehi, ma che fai? Questa è la mia speciale camera a gas. Ora siediti e goditi una lenta e dolorosa morte. Piccola arrogante. Poffete. Schiaffetto, tattico. Oh. È caduta una chiave. Guarda caso. E lo show cominci. Attenzione, attenzione. Attacco weapon imminente. Tutte le unità in posizione. Oh no, la weapon. Scappiamo. Ah! Attraversano la porta chiusa, vabbè. Ehi, aspettate. Maledizione, proprio quando le cose si facevano interessanti. Scarlett, che ne pensate di quest'ultimo sviluppo? Non sei scappato? Però, niente male. Che ne penso? Beh, io... Poffete. Eh? Gas soporifero? Voilà! Vabbè, palesissimo da com'era l'artwork, però era Kaizit. Bastardo! Oh, primo scontro con Kaizit e... oddio, ma Barrett? Ma perché non c'è Barrett? Oddio, doveva esserci anche Barrett qua. Perché non c'è Barrett? What the fuck? Forse dovevo andarci incontro pure io con Barrett, mi sa. Ma mi ricordavo scattava di base il combattimento. Qua era importante perché in realtà io dovevo rubare a questi nemici. Vabbè, sì che lo posso fare anche dopo, quindi non è un problema. Lo posso fare anche più in là. Ma tecnicamente qua doveva esserci anche Bart. Forse erano i nemici di dopo. Non ci sto facendo caso. Ecco qua, mi ha addormentato. Boh, io mi ricordo che qua doveva esserci anche Bart. Non solo Kaizit che combattevano. Ok, di nuovo mancato, godo. Uè, sto qua per salvarvi. Tu, ma non stai con la Shinra. Vabbè, sono contro la pena di morte. E poi non sopporto che quella femmina. Andiamo, dobbiamo salvare a Tifa. Io faccio il palo. Ok, ora qua praticamente puoi tentare di salvare Tifa da qua, ma non si può fare nulla. Perché, vedi, praticamente. Esatto, non si apre. È una weapon. Ci sono stati molti attacchi ultimamente. Possiamo farcela? Ritengo di sì. Ho il permesso di ingaggiare battaglia? Non c'è bisogno di chiederlo. Le faremo assaggiare un colpo del nostro cannone gigante. Ovviamente il cannone gigante, dove ci troviamo? A Junon. Aprite tutte le cannoniere. Bersaglio del cannone principale, la weapon.
Vedete, praticamente tutta la città si sta blindando. Cioè, un servizio del genere in una città è pazzesca comunque, eh? Che viene blindata in questa maniera per poi passare in modalità offensiva, tipo. Ecco il cannone. Preparativi ultimati. Pronti? Fuoco! Fire! Boom! Sbadaplush! Niente. Fail. Soldati fieri. Altri soldati fieri. L'abbiamo colpita? Così sembra. Weapon in avvicinamento, velocità 50 nodi, punta dritto verso di noi. Impossibile, era un colpo diretto. E il cannone? Ci metterà un po' a ricaricarsi. Allora usate l'artiglieria ordinaria nel frattempo. Sì signore, bersagliate la weapon, non deve toccare terra. E qui c'è il combattimento con la weapon, con la prima weapon. Vabbè, quando affronteremo poi le weapon farò tutti i metodi, vi faccio vedere come si possono distruggere in tanti metodi, in tanti modi. Facciamo il metodo legale, il metodo cheat. Continua ad avanzare. Boom, 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 pam, 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 psh, psh. Eccola! Minchia. E qui è partito il gas. Ecco, ora dobbiamo liberarci con Tifa. Barrett, aiutami! Trattieni il respiro, solo un altro po'. Ma che dici? Non posso mica trattenerlo all'infinito. Come? Con quei polmoni. Merda. Niente, qui non ci possiamo andare. Quindi dobbiamo andare via. Non è che quella porta è controllata da un'altra stanza. Non potevamo fare niente. Cambiamo il piano. Andiamocene da qua intanto. Tifa, ti salverò, lo giuro. Ok, e ora sono con Barrett e Kaizit insieme. Kaizit manco materie gli do un cazzo, me ne frego. La cosa più importante al momento è uscire. Ecco, porta bloccata. Anche qui. Merda, bloccata pure questa. Idioti, ora non potete più salvarla. Maledizione. Corriamo all'aeroporto. L'aeroporto? E lasciamo Tifa qui? Fidati di me, dobbiamo provare. Ok. Ora di qua non c'è niente, perché giustamente Kite praticamente ci blocca. Ma anche volendo non c'era niente da prendere. Io vi faccio vedere giusto per... Cioè c'è il salvataggio, che non è male. Ecco, e i soldati. Vediamo se ci sono quelli di prima, perché mi servono quelli di prima. Ah no, ok, questi sono gli altri. Allora, scippo. Non ho rubato niente, bene. Faccio anche un sacco di danni, porca puttana. Non ho rubato niente. Non ho rubato niente. Scippo. Non ho rubato niente, a posto. Bella cagata. Devo mettere Barrett necessariamente in seconda fila.
che se no faccio troppi danni quando rubo. Però prima salvo. Non si sa mai. Perché se mi crasha adesso è veramente pronto carabinieri. Ok, così adesso posso fare tutto quello che voglio. Allora, formazione lo metto in seconda fila. A Kaizit gli metto soltanto l'altra materia eclettica. Così almeno abbiamo tutte le skill. Siamo a posto. Non do la materia ship a Kite. A Kite. Allora, vediamo se mi fa tornare indietro. Dovrebbe farmi tornare indietro? No, non mi fa tornare indietro. Allora, qui invece abbiamo un'altra persona che dobbiamo reclutare. Allora, qua ci sono gli altri soldati. Allora, qua facciamo vento bianco. Sì, sì, io mi dissocio assolutamente. Anche se forse mi converrebbe darla a Kai... Ecco, rubato Panacea. Allora non era nuovo a voi che dovevo rubare? Eh no, dovevo rubare a quelli con la mitraglietta in realtà. Perché quelli con la mitraglietta avevano l'oggetto che mi interessava. Loro hanno la Panacea. Non mi ricordo se però li posso incontrare in giro. Se non mi ricordo male. No, questo non mi interessa. Scappa, scappa. Ok. Devo fare un tentativo nel vedere se trovo... Se li trovo qua. Ah, vabbè. Scusi se lo interrompo in un momento simile. Non è che potrei fare una domanda? Chiudi la bocca, vado di fretta. Ma che urli? Sono io, Yuffi. E che diavolo ci fai tu qui? Esatto, c'è anche Yuffi che adesso torna in party. Te lo spiego dopo, presto, all'aeroporto. Ok, quindi adesso anche Yuffi è con noi. E la materia ruba adesso mi sa che gliela do a Yuffi. Che lei è molto più forte in destrezza. E le diamo anche l'altra eclettica, così per il momento si può difendere anche lei. Allora, vediamo se qua c'erano i soldati che stavo cercando, perché teoricamente dovrebbero esserci in zona. Forse sono nella zona dell'aeroporto? Può essere? Perché in realtà mi servivano quei nemici. Forse c'erano qua in questa zona, vediamo. Bello Barrett che corre come un ceppo. No, qua ci sono sempre gli stessi. No, loro hanno soltanto la Panacea. Devo trovare quelli col fucile. Solo che non mi ricordo se qua adesso li trovo. Forse li trovavo dentro e non fuori. Vabbè, male che vado, ho salvato, quindi lo posso ricaricare dopo. Non è un problema. Lo posso fare poi per conto mio. Perché bisogna rubare ai nemici, ai soldati, quelli col mitragliatore, che hanno... cos'era? L'equipaggiamento, se non sbaglio. Non mi ricordo male. Allora, vediamo se qua li trovo, così voglio fare giusto un tentativo. No, ma mi sa che qua non c'erano, mi sa che erano solo dentro. Vabbè, poi lo rifaccio allora, non è un problema. Allora, saliamo.
Ehi, sicuro che andiamo nella direzione giusta? A me sembra un vicolo cieco. Ho sbagliato strada? Maledetto idiota, adesso che facciamo? Presto ci saranno addosso. Guardami le spalle fino alla fine, partner. Fiero. Ecco, ora dobbiamo aiutare. Dobbiamo aiutare Tifa. Muovi braccia, gambe e testa per liberarti. Allora, devi fare due volte le gambe, in questo caso, per avvicinare la chiave. Esatto. Poi tira sulla testa. Poi cerchio, cioè X più triangolo per fare testa e gambe insieme. Poi così per liberare la prima mano. E poi così, esatto, per liberare l'altra mano. Easy. Facile. Quale pulsante ferma il gas? Ovviamente questo. Memoria proprio totale. Ok, e adesso siamo di nuovo nei panni di Tifa. Ora, essendo nei panni di Tifa, possiamo darle le materie. Quindi facciamo scambia. E a Barret prendiamo la materia eclettica e gliela diamo qua. E a Yuffie togliamo la materia predatrice e gliela mettiamo qua. Basta, per ora mi limito a questo. E siamo a posto. Poi qui non si può aprire. L'attacco 2x o 4x all'arena lo devo ottenere, se non sbaglio, la materia. Se non mi ricordo male, era un premio dell'arena. Con i punti dell'arena, se non sbaglio. Eccola. Ha colpito giusto lì la weapon, eh? Pom! Questo proprio è meme. Questo è meme. Praticamente si è messa davanti al cannone. Il cannone ha sparato e gli ha spaccato la testa. E addio weapon. Che diavolo è stato? Ehi tu, apri! Prima mi chiudi qui dentro e ora vuoi che esca? Deciditi una buona volta. Ecco, e ora Tifa può scappare dall'apertura che la weapon ha creato. Quindi scendiamo. Vedi, Scarlet che nel frattempo mi insegue. Sì che qua alla fine Tifa non deve combattere, quindi diciamo che le materie sono tutta una cosa ex. Oddio, un soldato è caduto. E addio... Addio al soldatino. Eccoci qua. Ora qui c'è una parte epica. Qui c'è la parte più bella del mondo, ovvero lo schiaffo tra donne, Scarlet contro Tifa. Una scena che nel remake ci deve essere per forza. Giusto per fanservice. Per far vedere Tifa e Scarlet che si prendono a pugni. Una delle scene più belle. Eccoci qua. La nostra partita da chiapparella finisce qui. Eccoci. Avrò fallito con la camera a gas, ma vederti morire a causa di un bel tuffo da quassù sarà comunque meraviglioso. Pam! Arrogante fino alla fine, eh? Smettila di schiaffeggiarmi, vecchia strega! Ecco, e ora qua parte la sfida alle guance più sode. Sta zitta! Mi hai fatto male! Oh, Scarlet! Eccoci qua. Non la sopporto. Non state lì impalati. Prendetela, portatela via. Ora fai la brava o ti butto giù da qui. Yahoo! Corri.
Corri alla fine del cannone. E qui finalmente. No, peccato, mi sono rimasti i pupazzetti ceppi. Pensavo di averli sostituiti con la mod, che non me li ha sostituiti. Peccato. Vabbè, dai, un tocco classico questo. Oh. Eccoci qua. Tifo solo le guance più sode di Scarlet, povera. Beh, secondo me anche qualcos'altro, eh. Cioè, bisogna vedere poi come saranno messe nel remake. Na 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 na. L'aeronave è spuntata dall'hangar, perché l'hangar di Junon si trova sotto. Quindi siccome il cannone si trova sopra, tu con l'aeronave sali e vai al cannone. Non spunta dall'acqua l'aeronave. Tutto ok? Mi fanno male un po' le guance. Ma lascia perdere, spiegami questo piuttosto. Ci sta tempo per le spiegazioni, non è questo il momento giusto. Quello che conta è che l'Highwind adesso è nostro. Esatto, abbiamo rubato praticamente l'Highwind alla Shinra. Yuffie sta morendo. Sono contenta che stai bene. Io resto un altro po' qui. Povera Yuffie. Ok, a questo punto abbiamo praticamente possesso della nave. Brutto figlio di... Perché non mi hai detto che avevamo un'aeronave? Credevo che Tifa fosse spacciata. Ti ho già detto scusa, ma per me... Ma per me era imbrogliare il nemico. Andiamo, gli altri ci stanno aspettando. Gli altri? Sono tutti qui? Dice anche Chocobo che poi... Benvenuta sulla mia aeronave, l'Highwind. Ehi, che ti prende? Dovresti essere molto più euforica di così. Sid. Ah, già. L'equipaggio non è al completo. Eh sì, c'è qualcuno che manca. Quindi abbiamo bisogno di Cloud? È impossibile salvare il pianeta senza di lui? Meteor sta per arrivare, le weapon sono scatenate e io non so cosa devo fare. Proprio non lo so. Datti una calmata, Tifa. Ci penseremo tutti insieme. Come dico sempre, non si può più scendere da questo treno. Se Cloud fosse qui sarei molto più tranquilla. Lui se ne starebbe lì con quel suo affare arrogante e mi direbbe... Andrà tutto bene, Tifa. Diamine, Tifa, da quant'è che sei diventata così debole? Scusami, Barrett, anch'io ne sono sorpresa e delusa. Sì, ma Tifa, ricorda quello che hai detto al cratere. Lo so, per questo devo rivederlo, per essere sicura. Vabbè, qua possiamo parlare con tutti, sono felice che stai bene, Tifa, eccetera, eccetera. Beh, a me di certo non dispiaceva. Strano era strano, però. Non appena pensavi che fosse un tipo in gamba, faceva qualche idiozia. E anche se pareva informato su tutto, non sapeva le cose più stupide. Qualcosa nel suo modo di parlare e di muoversi non mi convinceva. Ripensandoci ora, beh, tutto ha un senso. Comunque, se è ancora vivo, prima o poi lo incontreremo di nuovo. Quindi stai su, piccola. Grande Sid. Già, riuscirò a vederlo. Non appena troviamo quel suo culo a punta, vabbè, l'Highwind ci porterà da lui in un lampo. Che poi non dice culo a punta, era la testa a punta. Forse. Quando il terreno dentro il grande cratere è collassato, Cloud è stato portato ancora più giù? Più giù? Intendi nel flusso vitale? Il flusso vitale scorre appena sotto il fondale marino e ogni tanto esce in superficie. Ho sentito storie su un posto dove succede. Esatto, questo è l'indizio sul dove dobbiamo andare. Forse, e dico forse, Cloud è... Cloud forse è lì. Non puoi continuare a pensare che senza Cloud è finita. All'inizio lui non c'era e ce la cavavamo bene, no? E poi, che fine ha fatto la ragazza tosta che conoscevo?
Va bene, qui abbiamo parlato con tutti. Tifa, io ti dirò tutto quello che vuoi sapere della Shira. Vabbè, in questo momento andiamo. Non ho messo i comandi vocali perché siamo su Final Fantasy VII, quindi... Ok, vado a parlare col capitano Sid prima. Vabbè, ma già ci ho parlato con Sid. Vabbè, andiamo a parlare nuovamente con Sid. Ok, puoi usare la sala preparativa per prepararti. Ok, andiamo. Ora possiamo scegliere i membri del party. Eccoci qua. E vabbè, mettiamo quelli un po' più deboli. Metto Kite e Barret. Barret al centro perché è figo, anzi... Sì, Barret al centro perché è figo. Ok. Una volta che abbiamo selezionato il party, posso tornare indietro e parlando con Sid adesso finalmente dovrei poter volare. Quando vuoi partire fai un fischio al pilota, ok. Sì, andiamo. E finalmente... La parte più bella di qualsiasi Final Fantasy è dove finalmente possiedi l'aeronave e finalmente puoi volare e puoi andare dove vuoi. Che poi io mi spostavo sempre così, guarda che bello quando ti sposti così, tipo ceppo. Allora, tecnicamente una volta presa la nave, la prima cosa da fare sarebbe raggiungere Fort Condor. Perché sarebbe raggiungere Fort Condor? Perché questa è l'ultima missione... Oddio, Tifa tutta smembrata. Ma no, povera. Ma no, Tifa tutta smembrata. Ma che cazzo è successo? Ma che figata. Aspetta, vediamo se la possiamo sistemare. No, è che non la posso rimuovere Tifa per ora. Perché Tifa per ora è obbligatoria nel party. Niente, si è smembrata Tifa, poverina. Vabbè, rip. Povera Tifa. Va bene, quindi la prima cosa da fare tecnicamente qui. Intanto facciamo una bella tenda. Non fa troppo senso Tifa. Tifa smembrata così. C'è Potiva. Ok. Allora, la prima cosa da fare tecnicamente qui sarebbe andare a Fort Condor. Perché questa è l'ultima missione di Fort Condor. Inoltre, se avete fatto tutte le missioni di Fort Condor, qui il tizio di Fort Condor, quando tornerete per affrontare l'ultima missione, vi dirà che ci sono state altre missioni, altre 5-6 missioni prima di questa. Però non vi preoccupate perché non sono canoniche, in quanto tutte le altre invasioni che sono state effettuate su Fort Condor sono state effettuate quando Tifa era praticamente addormentata. Quindi non potevamo oggettivamente combattere i nemici. Quindi questa che andrete ad affrontare adesso, dopo aver ottenuto l'aeronave, è l'ultimissima missione di Fort Condor. Quindi anche le missioni di Fort Condor sono finite e sono andate a quel paese. Un'altra cosa che invece adesso dobbiamo fare è ritornare a Junon subito, perché i negozi di Junon adesso sono cambiati, non sono più come quelli che c'erano prima. Quindi se ci sono degli oggetti che non avete potuto comprare o se ci sono degli oggetti che non avete comprato in precedenza... Oddio,
Ah, ok. Infatti mi ricordavo che potevo utilizzare l'ascensore. Infatti mi sembrava strano non me lo facesse usare. E quindi stavo dicendo che praticamente adesso tutti i negozi sono diversi. Quindi se non avevate acquistato gli oggetti prima, non li potete acquistare più. O meglio, alcuni oggetti potranno essere acquistati anche adesso, ma siccome il negozio è cambiato, quindi tutti gli shop sono cambiati, ci sono oggetti nuovi che dobbiamo comprare e altri oggetti che invece non possiamo comprare più. Quindi dobbiamo necessariamente ritornare a Junon proprio per questo motivo. Ta-ta-ran. Allora, qui c'è il primo negozio. Entra pure. Allora, benvenuto. Ancora non riesco a crederci. Ok. Allora, compriamo. Ops, questa non la dovevo comprare. Ecco, ho speso già 20k per niente. Questa ce l'ho. La materia arcana, che ancora non ce l'abbiamo, quindi si compra. Protettiva, si compra. Dimensionale, si compra. E Omni, invece, ne abbiamo. Tra l'altro, si può, per la prima volta si può comprare la magia Omni. E noi guardate quante ne abbiamo. Noi ne abbiamo praticamente 7, perché poi le nostre Omni si sono divise, si sono separate. Quindi ne abbiamo, abbiamo farmato praticamente le magie Omni. Ok, da qua possiamo uscire. Poi, qui cosa c'era? Ok, qui c'era l'altro negozio. Esatto, spada runica che ce l'abbiamo. La magnifica ce l'abbiamo. Questa ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Tra l'altro qua si può comprare ancora la ferula fatata di Eris. Quindi, giusto per dire. Poi vabbè, qui c'è il bar che non mi interessa e ce ne possiamo andare. Quindi andiamo nell'altro negozio. Sì, se magari c'è Potifa si sblocca. Ok. Ecco qua. Compra. Allora, questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Questo non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok. Vedete, ci sono alcuni articoli che devono essere comprati proprio perché prima non era possibile ottenerli. Qua ci sono i soldati che si allenano, sotto non c'è nulla. Qui abbiamo preso tutto. Ok, qui non c'è nient'altro. Possiamo andare avanti. Possiamo andare verso gli altri negozi. Ok, esci. Andiamo da questo lato. Andiamo dritto. No, la lancia ce le avevo, le lance. Ora ritorniamo, andiamo a vedere. Vabbè, questo è il bar. Quindi non mi interessa. Questa era la stanza, l'hotel, quindi non mi interessa. Poi sopra c'erano gli altri negozi, però. Prego, entra pure. Ok. Allora, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa non ce l'abbiamo. La palla pazza, che tra l'altro è l'arma praticamente giocattolo. Ecco, qui c'è la lancia, la ramazza, pistola giocattolo che già ce l'abbiamo. E quindi, ok, queste ce le abbiamo tutte. Grazie mille, anche a lei, gentilissima.
Oh, sono stato nei soldi, Rio. Ultimamente sento il forte impulso di indossare questo mantello. Non me lo spiego neanche io, non è nemmeno la stagione adatta. Ok, qui invece cosa c'è? Banda di platino che dobbiamo assolutamente prendere. Supranima, lanciarazzi, shuriken di fuma. Questo lo dobbiamo prendere. Megafono bianco, megafono nero, megafono d'argento. Sniper CR già ce l'abbiamo. Quindi tutti questi vanno bene, ok. Basta averne una copia, non mi interessa fare... Tanto come equipaggiamenti questi sono anche scarsi. Cioè l'importante è averne comunque uno nell'inventario. Mi accontento di averne uno nell'inventario. Non faccio il maniaco che ne deve avere per forza in base a quanti membri nel party o 99. No, non me ne frega un Kaiser. Allora no, qua non c'era niente se non sbaglio, neanche sopra, vero? Non c'erano negozi qua. No, perché qua c'era il tizio che dormiva. Possiamo scendere. Ok, negozi credo che... No, forse c'è l'ultimo che è quello là accanto. Dopodiché abbiamo finito. Sì, c'è questo qua che era l'altro negozio d'armi. Allora, tenaglia atomica, guanti. Vabbè, questo però era il negozio vecchio, quindi in realtà qua dovrei avere tutto già. Esatto. Questo era il vecchio negozio d'armi che è rimasto invariato. E qua abbiamo tutto. Poi, vabbè, dall'altro lato non c'è un Kaiser. Che tecnicamente qua ci sarebbe la nave, ma... Esatto, non me ne frega nulla. Ora ovviamente la nave non c'è più. Cioè la nave che ti trasportava da una parte all'altra non c'è più, perché comunque hai già l'aeronave. Quindi non ti serve attraversare il continente con la nave. Quindi il gioco giustamente ti dice: no, che stai facendo? Pezzo di rincoglionito. Hai l'aeronave, sfrutta l'aeronave. Ok, qui torniamo indietro. Allora, controlliamo se c'era veramente la lancia che mi mancava, ma non credo, in realtà... No, qua non c'era nulla, devo andare dall'altro lato. C'è Potifa. Allora, tu che vendevi? No, questa ce l'ho. Infatti questa è la lancia del dragone, che è quella che ho equipaggiato adesso. Sì, sì, ce le ho tutte le armi. Perché era equipaggiata, forse per questo non l'hai vista. Ok, va bene, possiamo andare. Abbiamo tutto qua. E ora Junon, per un bel po' di tempo non ci dobbiamo tornare più. Allora, salviamo. Per sì e no, così magari... Ah, Tifa si è sistemata nel frattempo. Non è più ceppo. Ok. E infatti è perché era posseduta 0 ma equipaggiata 1. Quindi è comunque inclusa nell'equipaggiamento globale. Ok, prossima destinazione. Prossima destinazione. Costa del Sol. Sì, perché adesso devo fare un giro nelle città vecchie. Perché da questo momento in poi, praticamente, cioè nel momento in cui tu ottieni la nave, cioè l'aeronave, in realtà l'Highwind, i shop, i negozi cambiano. I negozi cambiano. Quindi, che cosa succede? Che noi dobbiamo tornare un po' in giro. Per tutta la zona, anzi per tutte le zone che abbiamo esplorato, perché alcuni commerci, quindi alcune zone, hanno cambiato gli oggetti e quindi noi dobbiamo comprare gli oggetti nuovi. Quindi a questo punto andiamo a Costa del Sol, che dovrebbe essere qua. Eccola qua. Tra l'altro, se vi ricordate bene, a Costa del Sol c'era anche il tizio che vendeva la villa. E noi tecnicamente adesso abbiamo i soldi quasi per poterla comprare. E noi effettivamente la potremmo comprare la villa. Solo che non la comprerò. Uno, perché è opzionale. E due, perché
mi scippa tutti i soldi e quindi non va assolutamente bene. Quindi andiamo al negozio. Allora, qui c'è Johnny con cui possiamo parlare, che c'è un dialogo. Visto che Meteor sta arrivando, le ho chiesto di sposarmi. Non mi importa se il mondo sta per finire. Lei è l'unica cosa che conta per me. Ok, ci fa sapere che praticamente Johnny ha messo la testa a posto. No, Ojo già c'era sul mare. Già l'abbiamo visto Ojo sul mare. È la prima volta che vai a Costa del Sol. Lo vedi la prima volta che vai a Costa del Sol. Si svende tutto per la fine del mondo. Quindi qua ci sono materie che noi comunque già abbiamo. Quindi per ora sti cazzi, non mi interessa. Questa era la locanda, quindi no, neanche qua. Ok. Andiamo al bar, che dovrebbe essere qui. Tu chi sei? Ah, ecco, bravo, tu eri quello. Esatto, che vendevi le armi. Allora, bazooka potente e lo dobbiamo. Tra l'altro, guardate che armi fighe ha questo. Ha praticamente le armi con tutti gli slot pieni, accoppiati a 2 a 2. Che succede? Niente, che compri la villa e basta, è la villa, punto. Ma si può comprare comunque. È totalmente opzionale, ma si può comprare. Molletta sacra. Shuriken. Queste sono tutte armi che bisogna comprare, perché queste non le hai neanche una. Perfetto. E adesso possiamo andare. Allora, il fatto è che mi servono tanti soldi adesso. Cioè, il fatto è che adesso mi servono tanti soldi. Se no, faccio un salvataggio a parte e poi vi faccio vedere che cosa succede quando comprate la villa. Che poi non succede un cazzo in realtà. Cioè, è soltanto... Cioè, proprio non succede nulla. Allora, successivamente dobbiamo andare anche a Cosmo Canyon, se non sbaglio. Perché devo raggiungere anche Cosmo Canyon. Quindi Cosmo Canyon è di qua. Destra, tutto tutta a sinistra. Questa è Rocket Town. No, aspetta. Cosmo Canyon. No, Cosmo Canyon è qua sotto. Ecco. Ma qua mi faceva atterrare, eh? No, vero? Devo atterrare necessariamente dove c'è l'erba. E questa sarà una cosa particolare che vi farò vedere dopo. Ok, andiamo a piedi. Ora dobbiamo fare, diciamo, una sorta di... Ora dobbiamo fare una sorta di giro del mondo per andare a recuperare un paio di robe che si possono recuperare soltanto adesso. E poi ci saluteremo, probabilmente stasera, visto che già sono le 11, ci saluteremo proprio nella destinazione finale, dove poi continueremo la storia vera e propria la prossima settimana. Allora, a Cosmo Canyon bisogna solamente andare qui, e adesso finalmente ci si può andare, dato che prima qua era bloccato. E bisogna recuperare gli oggetti dalle casse. Vedete che da qua si può passare, che poi non sono casse, sono praticamente qua. Elisir, Magia Up, e poi qui c'è la materia Mega Ene. Materia OP, che io non ho mai utilizzato, però OP. Proprio letteralmente OP. Allora... Sì, se scendi magari mi fai un favore. Ok. Ora dobbiamo andare Rocket Town. Anche perché Rocket Town è cambiata adesso. Se non mi ricordo male, anche Rocket Town dovrebbe essere cambiata. E lo shop, sì, dovrebbe essere cambiato anche a Rocket Town. Quindi torniamo indietro.
E andiamo a Rocket Town. Che è da questo lato. Eccola qua. No, questa è Nibelheim. Rocket Town è da qua, qua dietro. Eccola. Allora, salviamo anche in questo caso. Tifa qua ceppo. Ecco, si è rinceppata Tifa, va bene. Allora, dobbiamo andare qui. Dove qua c'è la cassa da prendere. Ecco, il braccialetto risonante. Poi, se vi ricordate bene, io vi avevo detto che in questo shop esisteva un'arma che non si può comprare più, ovvero lo shotgun. Infatti adesso, se vedete, non c'è più. Quindi se non l'avete comprato prima, non lo potete recuperare più. Quindi era importantissimo comprarlo prima. La cosa fenomenale è che viene venduto qui l'Agincourt. L'Agincourt è un bracciale eccezionale. Ha gli slot separati, però guardate quante materie può contenere. Quindi è veramente, veramente buono. Polsiera potente ce l'ho, questo ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok, questi ce li ho tutti. Perfetto, ordigno S me lo compro per averne uno in inventario. Tanto non lo utilizzeremo mai, l'ordigno S. Ok, e va bene così. Quella cos'era? La locanda? Questa è la locanda, vero? Sì, questa è la locanda, perché devo prendere... Qua cosa c'era? C'era il negozio oggetti, che forse era questo? C'era un'altra cassa che dovevo prendere. Sì, era questo il negozio oggetti. Qua c'è la cassa. Ok. Vigore up. Tu che vendevi? Tu non credo che vendessi cose particolari. Protettiva, temporale... Ah, temporale non ce l'avevo? Manipolatrice, questa sarebbe carina pure. Sì, perché comunque l'ordigno si può ottenere dalle... si può ottenere anche dai soldati. Quando tu sconfiggi i soldati Shinra, ti possono droppare l'ordigno S. Quindi io non l'avevo droppato, lo potevo droppare, però meglio comprarlo prima, così ce lo togliamo dai piedi. Ok, adesso che abbiamo fatto tutte le cittadine dove sono cambiati gli shop, dobbiamo andare... allora, cosa mi conviene fare adesso? Allora, sì, andiamo qua. Facciamolo adesso, così mi levo il pensiero. Allora, salviamo. Allora, qui adesso che cosa dobbiamo fare? Qui adesso siamo praticamente nell'isola dei Chiactus. Qui adesso possiamo incontrare i Chiactus e mi serve la possibilità di avere la materia mutante, quindi muta, perfetto. E iniziamo a mettere anche altre materie, tipo Neo Bahamut, per farle livellare. Perché altrimenti non livellano più, anche Alexander. Allora, aspetta, voglio fare una cosa. Ecco, ordiniamole. Allora, qua mettiamo Mega Ene, giusto per farla livellare. Poi, questa già c'è Ade. Avere la possibilità di avere Ade nella magia distruttiva mi permetterà di fare un trick che dopo vi farò vedere, per sfruttare uno degli accessori più forti di tutto il gioco, ovvero il Cursed Ring. Il Cursed Ring ha la peculiarità di aumentare tutte le statistiche di un botto, solo che al termine di 60 secondi praticamente veniamo shottati, moriamo. Però che cosa succede? Che se noi utilizziamo la materia distruttiva con la materia elementale, che quindi ci protegge
dallo status alterato, praticamente la morte non ci può uccidere. E quindi di conseguenza non dobbiamo preoccuparci dello status morte che ci viene inflitto dal Cursed Ring. E quindi possiamo sfruttare il Cursed Ring al 100%. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Qui mettiamo la temporale, così... Anche se temporale in realtà la voglio mettere qua. Facciamo così, temporale. Poi qua mettiamo Meteora e qua mettiamo Protect. Poi qui mettiamo una bella Omni, però Omni non maxata magari, ecco. E qua mettiamo un'altra Omni. Così facciamo livellare un paio di materie. Allora, ce le ho le Summon, ecco sì, infatti Summon facciamole livellare. Qua mettiamo Bahamut e qua mettiamo Cuciata. Tifa tutta storta. Mettiamo tutte le Summon qua. Vabbè, ciò come auguri non mi interessa. Fatemi vedere. Ho la manipolatrice. Sì, manipolatrice mi serve, che mi viene più comodo. Ardente, glaciale, trasformante. Vabbè, mettiamo dimensionale, giusto per... Ma sì, mettiamo materie... Così, giusto per farle... Ok, ci siamo. Facciamo un altro salvataggio. Ok, ora qui dobbiamo fare una piccola perdita di tempo, che però potrebbe essere carina. Ovvero dobbiamo combattere i Chiactus e più precisamente dobbiamo trasformarli. Dobbiamo trasformarli tramite la magia muta in un accessorio, che è comunque molto 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 buono, quindi conviene tantissimo. Sì, sono abbastanza forti loro, quindi facciamo una bella difesa totale. Hanno circa 6000 HP se non sbaglio. Sono molto veloci tra l'altro. Vediamo Beta quanto gli faceva, che non mi ricordo. Ok, 2000, perfetto. 1000 aghi. Controlla. Vediamo se lo riusciamo a controllare, che viene anche meglio. Bene. Allora, Beta. E proviamo a mutare. Altri 2000. Ai. Vento bianco che mi cura pochissimo in questo caso. In realtà si può controllare il Chiactus, quindi che sono molto rapidi. Oh, controllato. No, non morire. No, merda. Ah, vero, perché gli ho messo la materia che attacca quando controlla. Sono un po' un tacchino, effettivamente. Non mi conviene in questo caso.
Infatti non mi conviene. Tra l'altro dovrebbe avere anche pochi HP. Livello 40. Ah, minchia, ha 3 PV, cazzo. Allucinante. Oh, preso. Tetra elementale, perfetto. Tetra elementale, che è un accessorio molto molto buono. Ora devo togliere la materia quella lì, perché sennò ogni volta che lo controllo poi lo attacco e non va bene. Praticamente cosa fa questo accessorio? Assorbe i danni di fuoco, gelo, tuono e terra. Cioè è un mostro praticamente questo equipaggiamento. È un mostro. Tecnicamente potrei anche tenermene uno solo, perché tanto alla fine, avendo il fiocco, che avendone già due comunque mi consentono di prevenire tutti gli status, quindi diciamo che avendo comunque un setup così, cioè io con lui praticamente assorbo tutti i danni fuoco, gelo, tuono e terra, con loro non posso avere status alterati, quindi sono coperto e sono difeso in maniera abbastanza buona, quindi direi che posso anche restare così. Poi se lo voglio, se li voglio prendere altri, li posso prendere, perché tanto non c'è problema, tanto sappiamo già dove è l'isola dei Chiactus e va benissimo così. Detto questo, adesso dove mi conviene andare? Allora sì, volendo potrei andare anche di là. Allora facciamo così. È che però mi conviene adesso, perché tanto potevo prendere l'altra enemy skill. Sì sì, vabbè, lo faccio adesso, dai, vabbè, uguale. Tanto poi le altre tecniche le apprendo off camera, è inutile che poi perdo tempo qua. Allora devo andare esattamente qua. Un secondo solo che tolgo la materia. Ecco, tolgo questa che non mi serve in realtà. Mettiamo questa giusto per farla livellare e andiamo qua dentro. Ora qui praticamente dovrebbero esserci goblin, giusto? Eccoli qua. Allora, uno lo possiamo anche eliminare in realtà. Però mi sa che qua... Allora, aspetta. Perché questi sono tutti attacchi... Allora, uno lo possiamo eliminare. Potrei anche fare control in realtà. È che però... No, scippo. Perché devo rubare anche da loro. Loro hanno una tecnica che devo imparare. Non ho rubato niente. Loro hanno il pugno goblin, che è una tecnica... Ecco, non ho rubato niente. Non ho rubato niente. Madonna, critico pure. Madonna mia, proprio l'ho disintegrati. Ma poi, aspetta, ma non la posso ricambiare da scippo a ruba? Non si poteva fare sta cagata? Che scippo non è che mi convenga più di tanto. Abilite comandi ruba e scippo. Forse dovevo premere sinistra o destra? Com'è che funzionava? Allora, aspetta, innanzitutto devo vedere se hanno tutti... Ok, eclettica. Scusa, tu la tua eclettica dove ce l'hai? No, aspetta. Ce l'ha qualcun altro? Ah, Yuffie gliel'ho data.
Giusto. Allora, tu eclettica, così ce l'avete tutti e tre. E poi facciamo una cosa. Tu manipolatrice la levi e gliela diamo a Barrett. E mettiamo questa. Oppure la potrei dare anche a Kite volendo. Aspetta, diamola a Kite, perché tanto il bracciale lo posso cambiare, che ci abbiamo... No, braccialetto fatato anche no. Ecco qua. E mettiamo la manipolatrice, così ritorna a te dopo tutto sto tempo. Ok. Così li posso manipolare e posso apprendere il pugno goblin a tutti quanti. Poi devo farlo anche con la quarta materia, ma ci sto un secondo alla fine. La maggior parte delle skill le posso apprendere molto facilmente ormai. Soprattutto con la nave, che mi posso muovere dove voglio io, non è un problema. Ecco, ha preso pugno goblin, quindi già siamo a posto. Oh, noce zeio, perfetto, questa mi serve. E vediamo, ecco, ha preso pugno goblin. Non ho rubato niente. Kite si addormenta. Mancato. Noce zeio, perfetto. Allora, il pugno goblin, chi è che lo deve prendere più? Ok, l'hanno preso tutti, mi sa. Ah, pugno goblin, perfetto. Sì, adesso l'hanno preso tutti sicuro. Buono, meglio, senza neanche bisogno di manipolazione. Top. Morite. Posto. Quando vedi un puntino rosso, in che senso? Allora, madonna, ti fa inceppata così, mi fa troppo senso. Allora, qua possiamo salvare, che abbiamo appreso... Credo che l'abbiano appreso tutti il pugno goblin. E se no, controlliamo. Allora, pugno goblin... Pugno goblin e pugno goblin, ok. Poi dovrò fare la stessa cosa con l'altra materia, ma per il momento va bene così. Almeno lo devo fare con una sola e non con tutte. E non con tutte. Allora, le noci le abbiamo prese, che queste mi serviranno dopo. Il pugno goblin lo abbiamo appreso. Ah, allora facciamo un'altra cosa. Iniziamo a preparare già il terreno. Ritorniamo qua alla Chocobo Farm. Che questa è una cosa che comunque mi servirà. Allora, qui dovrebbe esserci, esatto, un'altra Chocoesca. E poi parliamo col tizio. E iniziamo a comprare. Che poi, oddio. Potrei farlo anche dopo, ma lo faccio adesso, visto che poi me lo scordo. Ok, compriamo. E dobbiamo comprare qua, l'erba Mimet. Ne compro due, giusto per, anche se me ne basta una, ma ne compriamo due. E ce ne andiamo per ora. Per ora, no, per ora non devo fare nient'altro. Per ora va bene così. Cioè, non so se ci arriveremo oggi o forse la prossima volta, poi vi spiego il perché ho preso l'erba Mimet. Mi serve per fare una piccola cosa. Poi. Voglio provare a fare sta cosa. Vediamo se mi riesce. Allora, su PlayStation c'è un bug che si può fare qui. Dove vedete questa caverna? Non so se mi riesce, perché la versione PC non so, alcuni bug
li ha sistemati dalla PlayStation. Però vabbè. Allora, vedete queste caverne? Allora, nel gioco sono distribuite diverse caverne come queste, che non sono segnalate sulle mappe. Queste caverne hanno al loro interno delle materie speciali, delle materie estremamente forti ed estremamente speciali che possono essere prese soltanto in determinate situazioni, ovvero quando si avrà poi il Chocobo, che ci consentirà praticamente di andare ovunque senza limitazioni di mappe, aree, zone, eccetera, eccetera. Sulla PlayStation era possibile effettuare un piccolo bug per permettere a Tifa di poter raggiungere questa isola senza il Chocobo. Vediamo se ci riesco. Ecco, già non me lo fa fare, vediamo. Allora, di atterrare si atterra così, giusto? Sì, ok. Allora, giriamoci in questo modo. Allora, andiamo un po' più in qua. Allora. È perché mi atterra al contrario. Allora, aspetta, vediamo se riesco a farlo da qua. No, non mi dire che l'hanno corretto. No, non ci credo. No, non ci credo. Non ci credo. No, non lo posso fare. No, non lo posso fare. Non ci credo. Non ci credo. Sì, come su Final Fantasy 9, però qua nel 7 riuscire a creare i Chocobo è un casino. Ti posso assicurare che non è bello come nel 9. Nel 9 è bello il Chocobo, il minigame del Chocobo. Qui è bruttissimo, è un trauma. Allora, cosa voglio fare? Vi spiego. Praticamente su PlayStation esiste un bug, che fondamentalmente è un bug, dove... se voi tenete premuto quadrato, la nave si sposta praticamente in questa maniera. Si sposta come un ceppo, ok? Che cosa succede? Dato che questa nave può atterrare soltanto sull'erba, che cosa si deve fare? Si deve praticamente premere il tasto di atterraggio più quadrato in modo tale da spostare la nave nel momento in cui atterra. Facendo così... la nave potrà atterrare sul terreno, in questo caso montano, e permettere a Tifa di raggiungere a piedi la location, in questo caso della caverna. Solo che non me lo sta facendo fare, perché vedete, praticamente mi sposta automaticamente nella direzione giusta. Quindi vediamo se riusciamo a farlo piano piano così. Cioè, vedi come mi sposta allucinante. No, vabbè, nel 9 è divertente comunque il minigioco del Chocobo, dai, non è minimamente paragonabile. Cioè, guarda come si sposta la nave. Ce l'ho fatta! Ok, perfetto. Ok, ottimo. Vedi sto? Piccolo trucchetto da veterano. Si può sfruttare questo bug dove praticamente si può andare praticamente nella caverna senza l'utilizzo del Chocobo. Perché ho fatto questa cosa? Perché la materia che troviamo qui dentro è estremamente forte e ci vuole un sacco di tempo per livellarla. Quindi prima la prendiamo è meglio, che la tetramateria, una cosa del genere. Oh, ce l'ho fatta, che bello, soddisfazioni. Nel corso dei millenni l'energia mago si è cristallizzata in una materia. Ecco, tetramagia. Adesso vi faccio leggere cos'è la tetramagia. A chi la diamo? Oh.
potrei dare anche a Tifa in realtà. Tetra magia. Usa la magia invocazione associata per 4 volte. Quindi voi già sapete benissimo che si può fare una bella porcata utilizzando questa materia. Mi ricordavo in realtà fosse un'altra la materia, invece no, tetramagia, che era quella che la ripeteva 4 volte. Quindi già potete capire benissimo che cosa si può fare con una cosa del genere. Tipo per esempio ho qui per esempio Neo Bahamut, gli affianco una tetramagia, quindi vuol dire che noi praticamente invochiamo per 4 volte Bahamut. Cioè è una cosa totalmente fuori di testa. Ok, possiamo uscire. Che bello, sono contento che ci sono riuscito nonostante tutto. Pensavo l'avessero fissato, perché da come si girava la navicella, da come si girava la nave, sembrava fissato. Invece, tipo come una sorta di parete invisibile. Invece se lo fai al momento giusto funziona lo stesso, quindi va bene così. Allora, proviamo ad utilizzare questa tetramagia. Allora, dove sei? Neo Bahamut. Vai. Tanto, così vediamo anche le summon una volta ogni tanto, che io non le ho mai viste praticamente le summon sul set, tranne Night of the Round, ma solo quella ho visto praticamente. Ma fa tutta l'animazione 4 volte? Non me la ricordo sta cosa. Madonna, tutto pochissimo. Oh no, fa l'animazione 4 volte, non me la ricordavo questa cosa. Ma quindi se la utilizzavo su Night of the Round durava praticamente 20 anni l'animazione. Come ho fatto a rimuovere una cosa del genere? Vabbè, per questo che non usavo le summon io in realtà in gioco. Perché l'animazione di Night of the Round dura più di arca praticamente di anzi più di Eden di Final Fantasy 8, quindi immaginatevi. Vabbè, ma se muoiono non me la fa fare più. Ah, ok, a posto. Ah, vabbè, dai, allora va bene. Comunque, sì, funziona esattamente così. Ma vi dico già adesso, vi faccio un piccolo spoiler, che praticamente noi questa tetramagia non la utilizzeremo con le evocazioni ovviamente, ma la utilizzeremo con una magia che prenderò a breve, perché a questo punto, visto che ancora sono le 11:30, credo che ci possiamo arrivare. Se sono abbastanza veloce ci possiamo arrivare, quindi facciamo una cosa, per ora la tolgo tetramagia e mi rimetto la mutante. Qui possiamo risalire. Allora, dove andiamo adesso? Allora, facciamo una cosa. Visto che sono le 11:30, in realtà, vabbè, andiamo un po' avanti con la storia, anche perché così leviamo Tifa dalle palle per il momento, perché qua Tifa adesso praticamente per un po' ci abbandona. Così questa parte la faccio adesso. Sì, così questa parte la faccio adesso. Per quanto riguarda Tifa, adesso possiamo toglierle tutto. Anche gli equipaggiamenti possiamo togliere. Ok. Salviamo. Perché Tifa adesso da questo momento in poi resterà qua per un po'. Quindi, ok, qua salviamo. E andiamo avanti con un piccolo pezzettino di storia.
Diciamo che è simile a Magia Bis di Vivi e di Eiko, solo che qui è 4 volte, quindi ancora più potente. Aoi, salve, bella fanciulla. Questa che vedete è Midil, un tranquillo villaggio termale. Il posto ideale per gli anziani come me che vogliono rilassarsi. Non sarà altrettanto tranquillo lì fuori, ma qui abbiamo ancora un po' di pace e quiete. Se vi ricordate bene, Red 13 ci aveva detto che Cloud era stato portato nelle profondità, dove praticamente delle volte l'energia del pianeta, quindi il flusso del pianeta, fuoriusciva dall'acqua. E qui, per l'appunto, siamo in una zona termale, quindi... Se fate 2 più 2, già sapete benissimo che cosa vuol dire. Allora, entriamo prima qui nel negozio oggetti. Esatto, qui è importante parlare con tutte le donne che hanno questo ciocobo bianco d'appresso. Hai visto quella luna enorme? Pare debba caderci in testa da un momento all'altro. C'è poco da scherzare, devo accumulare provviste prima che finisca tutto. Forza, levati! Show, show, show! Qui possiamo parlare. Vediamo cosa c'era qua da comprare. Ok, niente di particolare. Ok, e possiamo uscire. Ok, è importante parlare con tutte queste signore col ciocobo, ma lo scopriremo poi perché. Per ora non vi dico niente, non spoilerò. Ok, qui parliamo col ciocobo. Che succede? Sei diventato amichevole all'improvviso. Oh, ma certo, hai messo i tuoi occhietti sulla mia erba Mimet. Ecco perché l'abbiamo comprata. Diamogli l'erba. Ok, mangia. Il ciocobo ha gradito l'erba Mimet. Ma che carino che sei, mi viene voglia di farti il solletico. Ok, solletica qui, le orecchie. E mi droppa una materia. Apocrifa, ok. E abbiamo ottenuto quello che mi interessava. Ora parliamo con la signora. Oh, ancora tu? Non starai mica facendo incetta di provviste come me? Beh, non pensarci nemmeno. Tutta la merce in questo negozio è mia. Meno male che ho un bel gruzzoletto da parte. È una vita che risparmio come una matta. In previsione di momenti come questo. Forza, levati. Show, show, show. Sì, ragazzi, è praticamente la stessa che non so come faccia, ma è in tutti i negozi in contemporanea. Vabbè. Allora, andiamo a vedere la materia che abbiamo ottenuto. Permette di usare potenti magie proibite. Queste sarebbero in realtà freddo, medusa, tornado, fusione. Cioè, guardate cosa mi ha droppato il ciocobo. Mi ha droppato praticamente congelamento, medusa, tornado e flare. Fusione e flare. Quindi già capite che cosa vuol dire, cosa stiamo ottenendo. E diciamo che flare, o comunque le magie di Fred, eccetera, eccetera, sono delle perfette compagne per, ovviamente, la magia moltiplicata 4 volte. Ma non la usiamo adesso. Cioè, non dobbiamo usarla adesso. Usciamo dal negozio. E andiamo da questo lato. Parliamo con la tizia. Ok, e adesso andiamo qui nel negozio. Sì, vabbè, fusione fondamentalmente ci sta. Ecco, e qui c'è l'ultima... No, non dargli nulla per ora. E parliamo con la signora. Ah, non c'è tempo! Quella luna potrebbe caderci in testa da un momento all'altro. Alla fin fine, il mondo gira tutto intorno ai soldi e ai possedimenti. Finché hai entrambe puoi fare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Quindi devo comprare. Comprerò finché non crollo. Ok, e abbiamo parlato tutte le volte. Benvenuto al negozio, ok, cosa possiamo comprare? Vitale, arcana, trasformante gravitazionale distruttiva, ok, qua abbiamo tutto e ce ne possiamo andare. Ora è arrivato il momento di ottenere l'accessorio supremo del gioco, ovvero il primo Cursed Ring. Per ottenere il Cursed Ring bisogna fare così, bisogna andare qua dietro e sentire questo rumore. C'è qualcosa incastrato qui, sembra una chiave. Certo che è incastrata bene. Ho pazienza, tanto non mi serve adesso. Vedete, questo dialogo in realtà io l'avrei potuto sbloccare prima, perché c'è una porta che si può aprire, o almeno così sembra. Qui no, qui non c'è un Kaiser. C'è una porta che sembra essere bloccata. Quindi che cosa facciamo? Torniamo indietro, andiamo di nuovo al negozio di armi.
e andiamo da questa porta. Niente da fare, sembra chiusa a chiave. Esatto. Ora che abbiamo scoperto che questa porta è chiusa a chiave, andiamo a prendere la chiave. Si potrebbe fare anche tutto in una volta, però faccio una semi-blind in questo caso. Ci deve essere un modo per tirarla fuori. Magari se muovo questo e poi spingo quello... Eccola, ce l'ho fatto. Perfetto, abbiamo ottenuto la vecchia chiave arrugginita. Adesso possiamo andare ad aprire la porta. Spostati. Ecco qua. E se provassi con quella vecchia chiave? Forse dovrei fare un tentativo. Uso la chiave. Magari funziona. Eh? Non entra bene. Oh. Oh no, si è spezzata. E non riesco a tirarla fuori. Qualcosa non va? Oh. Ecco, qui abbiamo due possibilità adesso. Possiamo dire la verità oppure no. In questo caso, chiediamo scusa. Mi dispiace, ho provato a usare una chiave che ho trovato, ma si è spezzata dentro. Eh? Chiave? In quella porta? Ah, questa è bella. Eh? Per forza si è spezzata, è un muro, la porta è solo dipinta. Eh sì, un troll. Eh? Non è una vera porta? Proprio così, l'ho dipinta perché mi piaceva l'idea che attraversandola si potesse raggiungere un altro mondo. Mi spiace che vi siate spaventati, non è molto, ma vorrei che prendeste questo per farmi perdonare. Davvero? Beh, grazie. Anello maledetto. Per qualche motivo. Esatto, abbiamo ottenuto il primo Cursed Ring. Chi non vorrebbe una porta così? Una che se l'attraversi ti ritrovi in un altro mondo. So che è strano, ma ho come la sensazione che sarete proprio voi a realizzare questo mio sogno. Ok, e abbiamo ottenuto il primo Cursed Ring. E adesso vi faccio vedere il Cursed Ring, che cosa ci consente di fare. Perché se noi lo mettiamo tra gli accessori, aumenta i parametri ma causa sentenza. Quindi nel momento in cui noi equipaggiamo questo anello, ovviamente avremo lo status sentenza. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente dopo 60 secondi moriremo. Ma come vi ho detto prima, avendo già sbloccato la magia Ade e avendo la possibilità di sfruttare la materia elementale, che quindi ci protegge da uno status o da un effetto di uno status, noi mettendola nella protezione, quindi nell'armatura, esatto, diventiamo immortali, perché diventiamo praticamente immuni ad Ade. Quindi la status sentenza non ci fa più un Kaiser. Quindi mettendo l'anello maledetto sul personaggio che possiederà dopo la protezione da Ade, diventa immortale. E quindi possiamo sfruttare l'anello maledetto e renderlo praticamente un mostro. Infatti questo anello lo darò a Cloud. Quando poi avremo la possibilità di sfruttare Cloud, darò questo accessorio a Cloud per praticamente renderlo un mostro implacabile, soprattutto con Ultima Weapon e tutto quello che c'è. Diventerà praticamente un qualcosa di spaventosamente forte. Ok, una volta fatto ciò, possiamo andare avanti, ovvero qui. Esatto. Anche tu hai perso qualcuno a cui tieni, vero? Che sciocco. Sarà passata una settimana da quando l'abbiamo trovato in spiaggia. Quel ragazzo dei capelli a punta, intendo. Già, poverino. Era parecchio strano però, con quella spada enorme che stringeva in mano. Secondo me è un brutto segno, te lo dico io. Hai visto quella luce blu che aveva negli occhi? Cosa? Aspettate un attimo, cosa stavate dicendo? Scusatemi, la persona di cui stavate parlando... Uno del villaggio l'ha trovato lungo la costa qui vicino, più o meno una settimana fa. Quindi le date coincidono. Poveretto, di sicuro era parecchio che andava alla deriva. Cloud, sono sicura, è Cloud. Davvero? Tombola! Dove sta? Sta bene? Allora, dov'è? È lì. È lì, nella clinica. È vivo. Cloud è vivo. Cloud! Eh? Ehi, Tifa! Uè, aspetta! Bello, Kaizit, bello napoletano. Cloud? Cielo, da come sei entrata credevo fosse arrivata Meteor.
Mi scusi, credo che un mio amico sia in cura qui. Un amico? Oh, quel ragazzo. Sì, è nella stanza accanto, ma devo avvertirti, lui è qui? Con permesso. Cloud? E qui c'è il meme più famoso di Final Fantasy VII, ovvero Cloud sulla carrozzina, che è diventato praticamente un vegetale. Oh, Cloud, che bello vederti, rivederti. Eccoci qua. Cloud? Chi hai? Cloud? Cloud, che ti è successo? Avvelenamento da mago. Un caso piuttosto grave, direi. Credo sia stato esposto ad altissimi livelli di energia mago per un periodo di tempo prolungato. Probabilmente non ha idea di chi sia o dove si trovi in questo momento. Dubito perfino che possa sentirci. La sua mente è altrove, in un luogo lontano, isolata da tutti. Porca merda. Mannaggia miseria. Cloud. Oh. Ti succhio via tutto il mago. No. Vogliate scusarci? Che ne dite se aspettiamo di fuori? Potrebbe essere però l'inizio. Mi dissocio. Cioè è proprio palesemente. Vabbè, lasciamo stare. Perché? Com'è potuto succedere? Ti prego, Cloud, rispondimi. Dimmi che riesci a vedermi, che riesci a sentirmi, ti scongiuro. Sono venuta fin qui perché voglio credere nei ricordi che abbiamo insieme. Ma così, così no, è troppo crudele. Oh, Cloud, io... diglielo. Diglielo. E diglielo. Ehi, hey Doc, di la verità. Cloud come sta? Può migliorare? Come ho detto, è avvelenamento da mago. Un caso gravissimo. La mago custodisce una grande mole di informazioni che in un istante si sono riversate nella sua testa. Una persona normale non avrebbe speranze. È già un miracolo che sia ancora vivo. Capirai, è caduto nel flusso vitale ed è arrivato fin qui. Ma ricordate, c'è sempre un barlume di speranza. Non dovete mai arrendervi. Solo se perderete la speranza non avrà più nulla per cui vivere. Speranza, eh? Ehi, siamo onesti, ma lo rivogliamo davvero? Che ha fatto per il mondo? Cosa può fare per noi da ora in poi? In fondo potrebbe davvero essere solo l'ombra di Sephiroth. C'è qualche problema? No, non è niente. Tutto a posto? Sì, scusate se vi ho fatto preoccupare. C'è una cosa che vorrei dirvi. Ecco, e qui adesso c'è la separazione di un altro membro del gruppo. Vi sembrerà scontato, ma io voglio rimanere al suo fianco. Sì, penso sia la cosa migliore per Cloud e per te. Con te come infermiera mi viene voglia di far cambio con lui. Mi dispiace ragazzi, proprio adesso poi... E di che ti scusi, tranquilla, passeremo a trovarvi ogni tanto. Speriamo che Claudio si ripigli presto. Ok. Tifa, non vorrei dovertelo chiedere, ma sei convinta che questo sia il ragazzo con cui sei cresciuta e non una specie di ombra di Sephiroth? Beh, penso di sì. Anzi, ne sono sicura. Capisco. Allora è tutto a posto. Scusami ancora, Noi torniamo su Lightwind. Ok. E quindi da questo momento in poi anche Tifa non fa più parte del nostro party per ora. Quindi chi prenderà le redini del nostro gruppo? E adesso che facciamo? Allora ci deve pure essere qualcosa, no? E non ditemi che dobbiamo aspettare che Cloud si riprenda perché non ci sto.
Ah, io so qualcosa. Oh, sei passato al controspionaggio? Ah. Io ho soltanto voltato le spalle. Oh, io ho già voltato le spalle alla Shiri un sacco di tempo fa. Sia Gyahaha che Kyahaha stanno complottando qualcosa. Volete sentire? Cioè che sarebbero Heidegger con Scarlet tecnicamente. Dunque, abbiamo due priorità. Uno, distruggere Meteor. Due, rimuovere la barriera intorno al grande cratere e sconfiggere Sephiroth. Qualche idea su come procedere? Abbiamo praticamente già risolto il primo problema. Presto di Meteor rimarrà solo il ricordo. Il piano è già in moto. Al momento stiamo recuperando le mega materie da ogni regione. La mega materia è un tipo di materia che si crea nei reattori Mako a causa delle alte pressioni. Quindi già ascoltate le informazioni. L'energia di una mega materia è pari a circa 330 volte quella di una materia normale. Non è incredibile? Raccoglieremo tutte le mega materie e poi le faremo schiantare contro Meteor. L'esplosione sarà enorme. Meteor verrà letteralmente ridotto a brandelli. Una collisione con Meteor. Ma abbiamo la tecnologia necessaria per realizzarla? Certo, non c'è nulla da temere. Dobbiamo solo preoccuparci di recuperare le mega materie da ogni regione. Abbiamo già recuperato quella di Nibelheim. Praticamente rimangono solo Corel e Fort Condor. Inoltre ho già mandato delle truppe a Corel. Ecco, quindi già la nostra destinazione sappiamo qual è. Corel. Che altro vogliono da Corel? Mega materie. Sono praticamente materie un po' più grandi del solito. Ne ho sentito parlare. Pare che si avvicini una materia normale a una mega materia succede qualcosa di incredibile. E dato che noi combattiamo usando le materie, non possiamo lasciare che se le prenda la Shira. E poi voglio proprio vedere che faccia farà Cloud quando torna vedendoci con le mega materie. Uè, Barrett. Allora sotto sotto speri che Cloud ritorni, eh? Ehi, io non ho mai avuto niente contro di lui. Il punto è che, beh, ci hai fatto anche l'appuntamento insieme, vorrei dire. A ogni gruppo serve un leader. Quindi lo farò io. Almeno, è quello che avrei detto una volta. Ma non ci sono tagliato, anche se l'ho capito solo ora. Quindi non rimane che Sid, che sta letteralmente dormendo. Eh? Ehi, che succede? Sei il nuovo leader. Rottura di palle, scordatelo. Per continuare questa lotta abbiamo bisogno di te e dell'Highwind. Questa è l'aeronave che salverà il pianeta. E chi la pilota? Tu. Per questo sei il leader, perché nessun altro può farlo. L'aeronave che salverà il pianeta, eh? Certo che suona bene. Porca vacca, è arrivata dritta al cuore. Merda, e va bene, sono un uomo in fondo. Seguitemi, bastardi. Totale, il leader perfetto. Bene, passiamo ai fatti ora. La sala operativa è tutta tua. D'accordo. Totalmente random. Ok, e quindi da questo momento in poi il leader chi è? Sid. Quindi da questo momento in poi comanderemo Sid come capogruppo. Quindi sistemiamo subito la lancia. Potrei mettere... No, in realtà questa non sarebbe male. Perché perdo un po' d'attacco, ma ho più slot materie. No, mica qua ce le ho tutte. Però sono singole. Qua invece ce ne ho due concatenate, quindi meglio questa. Poi qui mettiamo... la Ginkurt potrebbe essere carino, ma mettiamo questo e poi qua mettiamo il fiocco. Vabbè, le materie sì, però le materie le devo sistemare ora per forza, c'è poco da fare. Eh,
allora mettiamo questa con una bella Omni. Poi eclettica, perché mi serve. Anzi, l'eclettica la posso mettere qui da sola. Poi qui da sola mettiamo anche un'altra summon. Mettiamo Odino. Poi qui mettiamo Titano. Ok. Poi mettiamo analizzante. Prolungante. È che già con enemy skill io praticamente ho tutto quello che mi serve in realtà, quindi non è che mi servano materie per fare chissà che cosa. Io già sono a posto con quella eclettica. Cioè le altre sono soltanto per farle migliorare e basta. Quindi mettiamo gravitazionale, dimensionale. Energetica e Omni, giusto per averne qua, posto. Perché io già avendo la materia eclettica ho praticamente tutto quello che mi serve. Ok. Andiamo nella... Ehi, Sid! Quando siamo pronti andiamo al reattore di Corel. Forza leader, datti una mossa. Quindi vedi, già ci hanno detto dove dobbiamo andare. Sid che prende ordini. Lo so che non vedi l'ora di parlare con una bambola come me, ma... ho bisogno di restare sola, scusa. Le nove mi fanno... Yuffie convinta, molto sicura di sé. Salve, capitano. Ok. E a questo punto metto, vabbè, Barrett. Potrei rimettere anche Kite, effettivamente. Perché è a 47. Sì, rimettiamo Kite, così loro già sono tutti belli sistemati. Sì, loro sono già tutti sistemati. Tu hai l'eclettica. Ok, perfetto, va bene. Ottimo. Bello come corre Sid, proprio un ceppo. Ok, e quindi prossima destinazione reattore Corel. Così faccio il reattore di Corel, che non ci vuole molto. E poi per stasera abbiamo finito. Così sono arrivato esattamente proprio dove volevo arrivare per questa sera. Ho fatto tutto ciò che volevo fare. Allora, il reattore di Corel dobbiamo andare da questo lato. Lì c'è Fort Condor. Quindi la montagna di Corel era... No, questa era la caverna, l'altra. Questa è Junon. Aspetta, perché è qua, vedi, qua c'è il... No, aspetta, qui c'è il Gold Saucer. No, questo è il Fort Condor. No, è dall'altro lato, aspetta. Perché qui c'è Junon. Sì, lì c'è Costa del Sol e lì c'è la montagna. Sì, che è praticamente questo. Ci posso andare di qua, giusto? Però aspetta, forse è da qua. Ecco, qua mi sbrigo prima. Allora, salviamo. Ok. E andiamo. Esatto. Eccoci qua. Vabbè, nemici questi li posso togliere, che tanto sono ceppi. Ci sono completamente nemici scarsissimi, totale. Ok. Dai, sali. Oh.
Tra l'altro qui adesso incontriamo anche un boss che c'è su Opera Omnia, che abbiamo scontrato, anzi che abbiamo visto su Opera Omnia. Vediamo se lo riconoscete. Ecco, qui siamo al reattore. Allora, mi devo assicurare di avere ruba. Ce l'ho ruba? Ah, intanto devo mettere... Aspetta, devo equipaggiare... Allora, tu hai fiocco e tu tetra elementale, ok. Materia, analizzante, eclettica, mutante, manipolatrice ed eclettica. Vedi, mi manca la ruba. Ok. E allora tu devi metterti più dietro, perché se fai ruba non posso fare troppo danno. Qui ragazzi otteniamo una materia spettacolare. Maledetti, siete voi? Eccoci qua. Allora, qui posso rubare nuovamente l'accessorio che mi serviva prima, perché questi, esatto, sono i nemici. Allora, speriamo di farcela. Oh, calibro 203, perfetto, rubata. Questa è una pistola per Vincent. Allora, vediamo se la rubo anche a lui. Ok, meno male, ho recuperato, così non lo devo rifare. Non devo rifare tutta la parte quella prima. Meglio. Ok, rubata anche qua. Beta. Minchia, meno male. Sono contentissimo. Perché dovevo recuperare questo oggetto ricaricando la partita vecchia. Invece, fortunatamente l'ho rubato qua. Ok, così non devo rifare nulla. Meno male. Ok, e adesso c'è la parte, diciamo, più divertente, tra virgolette. Ci è mancato poco. Dannazione. Che è stato? Primo vagone che parte. Tam tam. Oh oh, mi sa che stanno portando via la mega materia con quel treno. No, bastardi! Non ci vorremmo mica arrendere, eh? Oi oi, come sarebbe? Avete scordato chi sono io? Sono il grande Sid, lasciate fare a me. Ecco, e ora parte la scena divertente di questo inseguimento col treno. Forza, forza, forza! C'è un minigioco che bisogna fare adesso per controllare il vagone. Sia all'andata per farlo andare veloce e al ritorno per rallentarlo. Eccoci. Ehi, me lo sai guidare questo coso? Veramente no. Che cosa? Ehi, di che ti preoccupi? Non mi arrendo mica per così poco. Vediamo, ci sono due leve, sinistra e destra. Esatto. Beh, è ovvio, basterà alternare queste leve su e giù. A occhio e croce saranno a Corel Nord in 10 minuti. Tenetevi forte, dobbiamo volare. Qui dobbiamo fare praticamente su triangolo, su triangolo, su triangolo, su triangolo, su triangolo, su triangolo. Per essere tipo il più veloce possibile. A un certo punto dovrebbe vedersi poi sulla destra l'altro vagone. Eccolo là. Ok, adesso che l'abbiamo raggiunto, saltiamo. E ad ogni vagone ci sarà una battaglia diversa, fino ad arrivare praticamente alla parte finale, dove ci sarà il nemico che su Opera Omnia sicuramente lo riconoscerete.
dove sicuramente lo riconoscerete. E poi dobbiamo rubare un accessorio, un oggetto a lui. Ok, questi sono nemici stupidi che si eliminano facilmente. Quindi andiamo avanti. Ora qua ce ne sono due. Allora, qua posso fare tranquillamente le limit, perché tanto il nemico finale è debole a magi respiro. Quindi poi lo shottiamo con magi respiro. Qua dobbiamo fare più tempo possibile, dobbiamo ottenere. Omni level up, va benissimo. Qua c'è un altro nemico. Questo è un nemico che già ci ricordiamo tutti. Nemtech, facciamo beta, vediamo come era combinato beta, perché non me lo ricordo. Ok. Ah, minchia, mi ha shottato Kite. Quanti HP avevo, scusa, con Kite? No, non me lo ammazzare. No, sei stronzo. Ma basta! Cioè, mi targhetta solo Kite. Ancora! Ma cos'è un razzismo contro i napoletani? Cioè, mi ha fatto sprecare non so quante code di finisce. Vediamo se funziona magi respiro anche su di lui. E che beta costa molto meno. No, no, andiamo di beta, va, che è meglio. Anche lui fa la difesa totale. Devo sbrigarmi col tempo. Ho perso tempo a resuscitare Kite. Vabbè, il tempo mi basta, 5 minuti sono più che sufficienti, però. Anche perché tanto l'altro nemico è debole a magi respiro, quindi bastano un paio di magi respiro e lo shottiamo. Il fatto è che devo anche rubare, quindi devo stare attento, perché devo rubare anche. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo nemico. Vediamo se lo riconoscete, eh? Questo l'abbiamo avuto su Opera Omnia. Ditemi dove l'abbiamo visto sto nemico. Oh, banda guerriera, perfetto. Minchia, l'ho rubato al primo colpo. Godo. E ora lo shottiamo con magi respiro. Se magari me lo colpisce con magi respiro. L'abbiamo avuto anche in qualche Lufenia, non solo in una feud. Però qua ho finito gli MP. Vabbè, tanto è morto ormai. Un altro magi respiro e ciao. Ale. Ok, perfetto. Di rubare abbiamo rubato. Ok, la parte difficile diciamo che l'abbiamo fatta. Ora qui c'è un nemico facilissimo. Ok amico, sta buono. E molla la mega materia. Ah! Ok, shottiamolo.
qua si può rubare nuovamente, se non l'avete presa, la calibro. Si può rubare anche qua. Ma con idrorespiro dovrebbe crepare facile. Esatto. Ok. E adesso dobbiamo bloccare il treno. Me lo ricorderò. Pensa a sbrigarti, mo. Lo so, statevene zitti o fermi. O di questo passo ci schianteremo su Corel. Allora, se alternare le leve faceva accelerare il treno, muoverle su e giù insieme dovrebbe frenarlo. Annulla. Esatto. Non funziona. Uè, attento. Ehi, ehi, ehi. Maron. Ok, dovrei essere riuscito a frenarlo. Esatto. Ok. Abbiamo fermato il treno. Perfetto. In un modo o nell'altro. Hai ottenuto la rarità Mega Materia. E quindi adesso abbiamo ottenuto la Mega Materia. Qui i popolani che ci ringraziano. Che coraggio, siete stati grandi. Siete stati incredibili. Io ora qua, la prima volta che ho letto il dialogo qua è allucinante. Avete fermato voi quel treno? La Shira stava per distruggere di nuovo le nostre vite. Sarà pure un immondezzaio, ma è pur sempre casa nostra, giusto Barrett? Assolutamente. Siamo tutti nati e cresciuti nelle miniere. La vita sarà pure dura, ma nel nostro petto battono cuori rossi come carboni ardenti. Al diavolo Meteor, siamo minatori noi. Siamo minatori, no? Scaveremo un grosso tunnel e ci nasconderemo lì. A proposito... Ehi ragazzino, non volevi ringraziare questa gente per aver combattuto la Shinra? Ecco. Guardate che cosa mi droppa il ragazzino. Ho trovato questa roccia nel pozzo, è fantastica, non è vero? La materia ultima. Cioè lui ha trovato nel pozzo la materia ultima. Nel pozzo ha trovato la materia ultima. Cioè io la prima volta che è successa sta roba mi è scoppiato il cervello. Ho detto ma come cazzo è possibile che ha trovato la materia ultima nel pozzo? Niente, vabbè. Deve essere stata una battaglia terribile. Avete ferite su tutto il corpo. Ho già parlato con Locandiere. Oggi potete riposare gratis. Riposiamo con Locandiere. Cioè, veramente fuori di testa sta cosa. Fuori di testa. Ok. Dai che abbiamo finito per stasera. Abbiamo fatto tutto quello che volevo fare. Perfetti, siamo in orario preciso. Allora, prima di andarcene però... dobbiamo andare qui. Perché dobbiamo parlare con questa tizia. Davvero Meteor ci piomberà addosso? Sono troppo giovane per morire, non mi sono ancora risposata. Questo è un ricordo di mio marito, ma voglio che lo abbia tu. Ti prego, fai qualcosa per Meteor. Hai ottenuto Catastrofe. Catastrofe è la quarta limit, ovvero la limit finale di Barrett. Quindi praticamente adesso abbiamo la possibilità di imparare... Nessun problema. E abbiamo imparato la limit di Barrett. La limit finale di Barrett. Limit livello 4. E finalmente stiamo iniziando a prendere le robe serie in gioco. Altra cosa che devo fare, adesso che ho la magia ultima, ovviamente, che cosa dobbiamo fare con la magia ultima? È abbastanza semplice, ovvero metterla praticamente qui con la tetramagia.
Ora, se solo trova... Eccola. Con la tetramagia. E quindi abbiamo praticamente ultima che viene utilizzata 4 volte. Così. Semplicemente... Così. Abbastanza easy come cosa. No, niente di che. A questo punto che abbiamo fatto tutto, torniamo indietro, perché adesso devo tornare indietro ovviamente a riprendere la nave. E poi settimana prossima continuiamo con la parte successiva, che ci permetterà ovviamente di ritornare in alcuni posti speciali e soprattutto di scoprirne nuovi. Anzi, prima di chiudere, voglio chiudere col botto stasera. Voglio chiudere col botto stasera, così poi la prossima volta continuiamo da dove voglio, perché effettivamente c'è una cosa che mi sono dimenticato di fare, che potevo fare, ci sto pensando soltanto adesso. Esplodo sempre di felicità quando si tratta di Final Fantasy VII. Però c'è una cosa che potevo fare e che mi sono dimenticato di fare. Vabbè, ma non è un problema. La posso fare anche adesso. Così questa sera la concludo proprio... La concludo top. Anzi, però, vabbè. Voglio fare ultima. Voglio utilizzare la magia ultima. Dopo la utilizzo. Allora, qui c'è salvataggio e io lo uso per sì e no, perché non vorrei che mi crashasse giusto adesso. Ok. Perfetto. Praticamente sto rifacendo tutta la strada per tornare indietro al reattore Corel, ovviamente. Perché noi eravamo andati qua, però col treno giustamente siamo tornati praticamente alla parte finale. Allora, dov'è? Ultima. Aspetta. Scusa, chi l'ho data ultima? Non l'avevo data... Scusa. Non l'ho data Sid? Ah, vero, perché devo livellarla prima. Si sblocca alla fine, ultima. Ah, che tacchino che sono. È vero, non ce l'hai da subito, ultima. Perché giustamente la materia... Ancora non l'ha sviluppata l'abilità ultima. Quando arriva al massimo, che prende praticamente tutte le stelle, quindi viene potenziata, sblocca ultima. Me l'ero scordata sta roba. È vero. Perché queste sono le magie, quelle finali. Infatti era troppo bello per essere vero. Vabbè, la livellerò e poi la sblocchiamo easy. Ovviamente non la livellerò qua, perché i mostri qua danno pochissima exp, quindi non ne vale la pena. Man mano che comunque giochiamo, la materia prenderà punti e via. Dai, su, che devo fare quest'ultima cosa e poi abbiamo finito stasera. Ok, qua siamo usciti. Siamo ritornati. Ecco qua. Bravo Sid, mio capitano. Perché con la nave, che adesso abbiamo preso la nave, noi possiamo raggiungere un luogo che prima non potevamo raggiungere. Ecco, qua non possiamo ancora andarci, ma non è un problema, ci andremo poi.
Però aspetta, ora dov'era di preciso? Perché non mi ricordo. Eccoci qua. Risalviamo. Quarta ed ultima enemy skill del gioco, che purtroppo devo livellare facendo apprendere di nuovo tutte le tecniche, perché tutte le tecniche non vengono apprese, purtroppo. Come potete vedere qua, eclettica, abbiamo le tecniche, ma qui non le abbiamo. Quindi devo farmi un bel giro del mondo per riapprendere le tecniche passate. E questo lo farò ovviamente durante questa settimana. E poi settimana prossima spero di aver già finito. Se sentite la musica di sottofondo, è una musica particolare questa. È una musica che comunque mi accompagnerà per un bel po' di tempo. Non parlo col tizio che si vede lì. Lo facciamo la prossima volta. A me interessava prendere la materia eclettica per ora. Per questa sera finiamo qua. Per questa sera concludiamo qua. Salviamo di nuovo. Così io dalla prossima volta praticamente spero di apprendere tutte le tecniche che mi mancano con questa eclettica. Così vado avanti ad apprendere tutte le tecniche, e spero di ritornare più o meno nello stesso, diciamo nello stesso frangente, con tutte le tecniche imparate, però ripartendo da qua. Quindi prossima settimana non vi prometto niente, però potrei farcela, e quindi ripartiremo da qua con anche la materia eclettica, con tutte le materie apprese. L'unica cosa pallosa è che da questo momento in poi dovremmo portare con noi sempre due materie eclettiche. Addirittura con Yuffie poi ne porteremo quattro, anche se in realtà non c'è bisogno, perché Yuffie comunque dovrà portare con sé soltanto la materia eclettica che non possiede triade, perché poi dovremmo apprendere triade appunto con la sua materia eclettica. Quindi tutte le altre tecniche le possiamo andare ad apprendere in giro per la mappa. Non è assolutamente un problema. Beh, livellare un pochino i PG non credo che ce ne sia bisogno. Sono già a livello 52. Non credo che mi serva livellare. Soprattutto con tutte le materie che ho e tutte le tecniche nemiche che ho. Sarebbe un poco... sarebbe un po' troppo livellare in questo momento. Però avremo modo di livellare. Ma non solo livellare. Avremo modo anche di aumentare le statistiche. Avremo modo di fare un sacco di porcate all'interno del gioco. Quindi non è questo il problema, non c'è problema da questo punto di vista. Per cui, signori, per questa settimana è fatta. Final Fantasy VII è andato. Ci vediamo domani con Opera Omnia per quanto riguarda Syce nella versione global. Parliamo di Syce, la guardiamo un pochettino. Discutiamo anche di questa boss rush che c'è stata, che ho sentito c'è stato qualcuno con un po' di difficoltà, però vabbè, vedremo un pochettino quello che succede, vedremo domani di parlarne con calma e avere la possibilità di poterci confrontare. Vi do la buonanotte, vi ringrazio ovviamente per essere stati con me, ci becchiamo domani, bye bye.